Esattamente. Sì, ma tutto sommato va bene così, va bene, sì, diciamo, si vede la differenza, esatto, tra queste insopportabili cose online che cominciano puntualissime, poi finiscono altrettanto puntuali e sono. Dimmi se posso. Va bene, allora. Bentornati alla sessione pomeridiana. Come sapete, cominciamo con mezz'oretta di ritardo, questo significa che la cena me la dovrete sudare. Allora, stavo aspettando e temporeggiando per fare entrare gli ospiti che sono qui davanti. Abbiamo ben 4 relazioni anche oggi pomeriggio, più una conclusione che sappiamo che forma prenderà, perché sarà una relazione. Sì, ma scusate, sono 4 relazioni. Occhio perché arriva un ritmo. Sì, ecco. Fai in amplificazione. A posto. Sei? Sì, sì. Allora cominciamo. Ci sei, Ruggero? Sì, sì, quando vuoi. Allora, Ruggero Geni, che non ha bisogno di presentazione. Noi siamo abbastanza, ci conosciamo abbastanza. Abbiamo affibbiato a Ruggero un simbolo niente male, che è il caro Mike Buongiorno. Il titolo della relazione di Ruggero è La banalità del male. Mike del banale. Del banale. Non voglio confondermi con. Sì, hai ragione. Esatto. Mike Buongiorno è il medium televisivo in Italia. Grazie. Grazie, grazie di cuore per questo invito. Dunque, il tema che mi è stato assegnato questo tema, innanzitutto, però devo dire che adesso non so dove, sicuramente lo dice, non so dove, ma Gianfranco lo sa. Anche Roland Barthes ha detto in un'intervista che tutti i suoi interventi li ha fatti per occasione, cioè perché gli avevano chiesti qualche modo. Quindi insomma mi sento onorato di questa forma di invito che, come vedremo, secondo me non vieta, si diceva, ma anzi incoraggia alcune esplorazioni teoriche di un qualche interesse. Perché mi togliete il... Non è più togliere il microfono, ma è togliere il mouse. Approfitta del momento di distrazione e cambiamento con tutto. Allora, dunque, partirò da due dichiarazioni, pubbliche, sempre che mi funzioni il mouse. Sì. La prima è quella di Sergio Mattarella che l'8 settembre del 19 dichiara, diciamo ufficialmente, che Mike Buongiorno è il simbolo, è pioniere e simbolo della televisione italiana. Scrive Mattarella un comunicato: il nome e la personalità di Mike Buongiorno sono sempre gli esordi della televisione italiana, ne hanno accompagnato lo sviluppo per oltre mezzo secolo della TV. Mike Buongiorno è stato dapprima un pioniere e quindi un vero e proprio simbolo. Ecco, vi invito a considerare questo passaggio da pioniere a simbolo, perché cercherò poi di capire in che modo avviene questo passaggio, che evidentemente non è banale, anzi ci interessa molto. Ma come sappiamo, Mike Buongiorno è stato anche al centro di uno studio importante di Umberto Eco, la fenomenologia di Mike Buongiorno, in cui... Allora, io penso che lo studio di Eco, in realtà... Anche qui Gianfranco ha cominciato un po' a farlo, anche un po' recuperato, ripensato, soprattutto alla luce, io credo, delle discussioni sul divismo dell'epoca, soprattutto due libri importanti, quello di Edgar Morin e quello di Francesco Alberoni. Non posso farlo e devo dire, piegherò l'idea su Mike Buongiorno di Umberto Eco verso una direzione che ora spero di esporvi con chiarezza. Dunque, Umberto Eco è chiaramente debitore in questa fase, certamente appunto del Bard di mitologia, perché fa una mitologia in realtà. E indirettamente quindi è debitore anche delle idee della scuola di Francoforte. Allora, l'idea
L'idea che attraversa questo saggio è quella che nella contemporaneità esiste una nuova forma di stupidità, e qui mi spiace di farmi ancora Gianfranco, però lui analizza molto bene questa linea. La stupidità non è più, diciamo, un deficit, ma è una completa e forse eccessiva immedesimazione del soggetto con la doxa. E quindi la banalità consiste, poi potremmo arrivare fino alle cose che ha scritto recentemente Stefano Baldezzari, eccetera, però sostanzialmente la banalità consiste nella costruzione di un nuovo tipo di soggetto che è l'homo doxasticus, potremmo dire. Questo tema è riemerso recentemente nella discussione che Jean-Luc Nancy, che ricordiamo che è scomparso da poco, ha scritto a proposito dei quaderni neri di Heidegger, dove appunto che ho fatto? Attivato l'audio per chi ci segue da casa. Ah, finora non sento un cazzo. Va bene, adesso mi sentite. Vabbè, ho detto delle banalità, per stare in tempo. E, dicevo che il tema della banalità è legato profondamente secondo Nancy, diciamo, l'impresa filosofica o antifilosofica di Heidegger è stato proprio quello di doxastizzare la filosofia. Allora, da qui vorrei far interagire questi enunciati l'uno sull'altro, ecco perché, dicevo, piego le idee, diciamo, mi libero dall'idea di eco della mediocrità di Mike Buongiorno, anche se la tengo sempre sullo sfondo, perché era in questo senso. Allora, la mia domanda chiama, quella su cui lavorerò in questo intervento, la seguente. È possibile? Voi che mi seguite da lontano sappiate che dovevo arrivare qui, quindi non avete perso molto. È possibile considerare Mike Buongiorno come simbolo della tradizione italiana, secondo quanto dice il presidente Mattarella, proprio in quanto homo doxasticus per eccellenza dei saperi sociali condivisi sul medio paesino in Italia? È una domanda così, un po' trabocchetto per la verità, perché ha una serie di implicazioni e qualcuna di queste vorrei sciogliere subito, perché implica altre due domande. Il primo, il caso positivo, e qui seguo il dettaglio, come è avvenuto il passaggio da pioniere a simbolo, cioè come è stato costruito il simbolo Mike Buongiorno. E soprattutto vorrei dire che tipo di simbolicità è questa di cui stiamo parlando, cioè di un oggetto culturale che in sé è ben definito, ma riferisce ad una porzione considerata coerente di una cultura italiana, poi appunto i saperi istituzionalizzati sul video televisivo. Cioè che tipo di simbolicità? Cioè, in altri termini, il concetto di simbolo che stiamo applicando, che deriva da film, ballo, eccetera, funziona ancora? La risposta è no, non funziona. Bisogna risalire ad un'altra etimologia di simbolo che ritroviamo in un ambito culturale, teologico, ben definito e su cui mi soffermerò per quanto rapidamente nella parte finale. Allora, partiamo dal primo punto. Mike Buongiorno come appunto originatore, istitutore della televisione italiana, In che senso si può dire una cosa del genere? Allora, io ho una quantità enorme di clip, non ve le farò vedere tutte perché mi è stato posto e mi sono posto dei limiti, ma qualcuna devo farla vedere per capire. E partiamo allora da questa attività di istitutore di Mike Buongiorno, un po' come i logoteti bartesiani fondano una lingua, in un certo senso Mike fonda, un qualcosa, lo dico subito, un dispositivo spettacolare. Vediamo che tipo di dispositivo è, guardandoci un pezzetto della puntata del 26 novembre 55 di Lascia la doppia, puntata molto famosa, perché questo signore, che si chiama, mi pare, Lauro Degoli, che insomma, c'era la famosa domanda sul controfagotto di Verdi, no? Lui perde, però poi contesta e vince, e poi riperde. Insomma,
Vediamola. Allora, se avete contatti, ci chiede questa luce. Lei lascia ancora. Ci ha deciso di ritirare. Se non si tratta di lei, decide di ritirare, ha detto come? Non ha capito. Non solo lei è riuscito a testo di fiodare alle nostre sedie per sentire le sue risposte, ma è una cosa che mi auguro che veramente riesca a superare anche questa prova, perché la prossima settimana, cioè tra 2 settimane, se lei supera questa prova, lei tenterà il colpo più grosso della nostra tradizione, quello che supera i 5 milioni, e in quel caso lei potrà entrare nella nostra tradizione in compagnia di un esperto. Quindi la domanda sarà più difficile, ma lei avrà quando sei un esperto la prossima volta. Naturalmente, perché già la terza volta che entra la nostra cabina di vetro, si mette la cuffia, di sedere, l'orologio a posto o non si fida ancora dei nostri orologi per lei ci controllare su? No, no, va bene. Ecco, guardi, per favore si avvicini più perché non lo sento molto bene. Ecco, va bene. Ecco, così lo sentiamo. Allora, signore e signori, per la domanda da 2 milioni e 560 mila lire, in questo momento abbiamo il primo eroe di Lascia con la doppia, il professor Tegoli di Carpi. Dunque, come funziona questo, che possiamo chiamare un dispositivo? Io adesso non mi soffermo su questo termine, ma insomma alcuni elementi utili anche teorici verranno fuori piano piano. Diciamo che un dispositivo è un modo di, insomma, di disporre in maniera dinamica però, in maniera che circoli una serie di risorse cognitive, patemiche, visive, percettive, di denaro, eccetera, eccetera. Allora, quello che colpisce di questo dispositivo è la sua articolazione spaziale, o perlomeno l'elemento immediatamente. Questa articolazione spaziale è in 3 grandi spazialità. C'è una spazialità alla sinistra dello schermo, che è lo spazio degli esperti, del notaio, che chiameremo, senza grandi voli di fantasia, uno spazio cognitivo, soprattutto sanzionatorio. Poi c'è uno spazio centrale, che è quello della performance, è lo spazio appunto pragmatico, dove si svolgono una parte delle domande, e poi c'è uno spazio tipicamente patemico che è quello della cabina di vetro, e i passaggi da uno spazio all'altro vengono gestiti sia mediante movimenti di macchina che mediante una serie di trasformazioni. Per esempio, qui non c'è ancora la passarsi delle luci, che sarà invece poi tipico successivamente, ma c'è una trasformazione tecnologica importante, perché un dispositivo è anche gestione di strumentazioni tecnologiche. Perché all'interno della cabina è sonorizzata, quindi la giraffa non funzionava più e entrava questo microfono. Questo microfono ha davanti una lentina che è un condensatore, adesso poi Silviano potrà essere più preciso, diciamo che lo chiamiamo condensatore. Ed è interessante che non ve lo possono vedere, quindi fidatevi. Quando c'è Totò Lascia la doppia, nel 56, Totò gioca, che fa il nobile decaduto, spiantato, gioca con questa lentina fingendo che sia una lente. Quindi con un dispositivo si può giocare in certe condizioni. Questo è un altro elemento interessante, soprattutto lo si può, diciamo così, decostruire certe condizioni all'interno di certi altri frame delay. Quello che mi interessa è che questo dispositivo ha due caratteri. Primo, deriva dal dispositivo teatrale, anche qui il brano di Totò è interessante perché alla fine Totò, dopo aver vinto, fa l'inchino come antenato. È un dispositivo teatrale, è un palcoscenico. Secondo,
Però questo palcoscenico viene riformattato per essere funzionale ad un racconto seriale, tipicamente televisivo. Cioè la serialità di Lascio la doppia è fondamentale, cioè c'è un unico racconto che si ripete ciclicamente, ossessivamente, che appunto passa attraverso prima sfilza di domande, primo aumento, fino ad arrivare all'ultimo raddoppio finale dei 5 milioni. Se si perde, si va via con la 600. Ma il buongiorno è, in questo senso, possiede un ruolo, diciamo, all'interno di questo dispositivo, un fondamentale ruolo attenziale, attoriale, cioè narrativo. Deve far funzionare il dispositivo. Quindi è un ruolo di potere, meno visibile, meno celebrato, quello del notario, eccetera, però è un ruolo di potere molto importante, che va in qualche modo protetto e schermato, proprio perché venga ottimizzato il funzionamento del dispositivo e questo funzionamento risulti naturalizzato, quindi invisibile. La caratteristica precipua di Mike Bongiorno è quella di costruire un tipo di personaggio i cui tratti tematici, stilistici, diciamo la cui figura, non solo non confligge con gli aspetti attenziali attoriali, narrativi, ma aiuta a naturalizzarli. Questo è un aspetto che ha visto molto bene Umberto Eco nel suo saggio, quando parla della costruzione della sincerità nel personaggio di Bongiorno. Per capire in cosa consiste questo successivo, questa come legge non me la posso far vedere, ma se poi volete vi farò vedere invece come, primo, quando nel 70 Mike lancia Rischia Tutto, avvengono due cose. Primo, ritorna lo stesso dispositivo, il medesimo dispositivo. Si troverà poi anche in Superman, cioè queste tre spazialità, qualcuno si allarga, si accorcia, ma rimane lo stesso. Quindi un dispositivo molto rigido e, diciamo così, transstorico, cioè passa dalla etero, dalla paleo, poi alla meso, fino alla neotelevisione, perché si trova anche in Superman. Seconda cosa, però intanto è nato e si è caratterizzato il personaggio Mike Bongiorno, tanto è vero che non vi farò vedere una puntata, un pezzetto di Rischia Tutto, ma un'imitazione che ne fa Alighiero Loschese proprio lo stesso anno in cui Rischia Tutto parte, in cui evidentemente tutti questi tratti stilistici del personaggio vengono messi in forte risalto. E si è affrettato e ci troviamo già a metà della gara. Prima di proseguire vorrei però presentarvi la nostra valetta Sabina Ciuccolini. Comunque noi dobbiamo dire che questa settimana la nostra Sabina ha indossato una gonna a lunghezza variabile secondo i desideri dei telespettatori. E passiamo ai nostri concorrenti, il signor Massimo Ranelli da Cusano Irpino. Con la signora Ranelli,
Musica classica da Pina. Ecco, musica classica da Pina. Patrizio Cavarelli. 100.000. Bene, la domanda è questa. In che anno tu presentate in pubblico la prima volta la nona di Beethoven? 1819. Ospera 1746. Ma è possibile? E così dicono, mi dicono la canzone, senti che ho letto male. La domanda era, in che anno fu presentata in pubblico la nonna? La nonna, in ogni caso, lei ha sbagliato e scende a quota 50.000. Fatti guardare. Ecco, potremmo avere delle controprove di questo, abbiamo delle controprove della rigidità e della riconoscibilità di questo dispositivo per la produzione di racconti seriali, di cui Michael Jordan è la componente fondamentale di amministrazione delle risorse e degli andamenti, esaminando le sue destrutturazioni regolate. Ve ne faccio solo un esempio di Cocchi e Renato, in cui vi dico subito la cosa interessante: la orizzontalità che presiede allo svolgimento narrativo diventa verticalità, e il rapporto col pubblico viene incentivato e non viene più invece tenuto a distanza il pubblico come prima. È molto breve, quindi no. Mi sono confiato. Mi sono portato, dicevo qualcosa. Ecco, sei pronto? Sì, allora. Dunque, la cabina dov'è? Cosa? La cabina. È scritto in tedesco che si sta cambiando. Ma sto sullo svizzero, si cambia e poi mi ha fregato anche le pinne. Io non vengo più in questa spiaggia, capito? No. Allora per me migliore in questa spiaggia. Allora mi hai detto che hai fatto la specialità, allora in questo mi fai te, mi viene a fare. Tu ho delle conoscenze. Se alla televisione mi hanno dato 47 milioni, se vuoi distribuire in moneta, faccio vedere delle domandine. Vediamo un po'. Buonasera. Lei come si chiama? Enzo, poi? Enzo. Montesi. Un attimo che affrontiamo. La risposta è esatta, bravissima. Allora, la risposta è esatta. Tenenti, cosa chiamano? Aristide. Questi due conti, no? Penso saranno 17 milioni di cifre. Va bene, bravissimo, però ci vediamo quando le sicurezze. Ecco, vi lascio, appunto, saltiamo delle cose, ma fidatevi che... Allora, come avviene a partire da qui che Michael Jordan, appunto, da logoteta o instauratore diventa simbolo? Allora, io individuo tre step di questo passaggio. Dunque, il primo step è quello per cui semplicemente Michael Jordan è quello che abbiamo visto, è l'elemento fondamentale con questo equilibrio tra gli aspetti attoriali e gli aspetti di figura, l'elemento fondamentale di funzionamento di, diciamo, di format, cioè di fatto di dispositivi rigidi propri della televisione italiana, non solo italiana, e diciamo così, esportabile anche in altri format, per esempio quando presenta il Festival di Sanremo. Questa è breve e la possiamo vedere, perché è interessante come certi format durino ancora oggi, cioè il presentatore serio, quello più alternativo e la bella donna. Ma io posso usarla? Sì, è veramente molto problematica. Non c'è la televisione, ho avuto, ma è prossimo. Grazie.
molto commossa. Vorrei intanto porgere un saluto a tutti voi, a questo pubblico favoloso, a questi ringraziarvi per questo applauso straordinario e caloroso, e poi vorrei salutare tutti i telespettatori. E signori, cerchiamo di passare queste tre serate insieme in allegria, come diceva il buongiorno, e se io non sono una presentatrice perfetta, perdonatemi per un po'. Il secondo passaggio è quello per cui, a causa, diciamo così, se volete, di questa forte esposizione, ma il buongiorno diventa, non simbolo, ma insomma, potremmo usare simbolo, tanto come dice Umberto Eco, il buono per tutti, io vuol dire una metonimia dei format o dei dispositivi televisivi, a cominciare da quello che cioè rappresenta. Questo lo si vede bene nelle ospitate che fanno il buongiorno, dove fin da quasi subito, insomma, lascia la doppia inizia nel 55, 58 l'ultimo anno, ma questa trasmissione, che però non posso fare vedere, ma esprime molto chiaramente il fatto che dove c'è mai il buongiorno c'è lascia la doppia. Quindi dove arriva il corpo di mai il buongiorno, si può, diciamo così, oggi devo fare un mock-up, replicare la struttura del dispositivo di lascia raddoppia all'interno di un ambiente di varietà generico come quello della trasmissione qui con Chiari e Campanini. Il terzo step invece su cui mi devo soffermare è quello appunto che ci porta più vicino a noi, ed è lo step per cui Mai Buongiorno diventa il simbolo di quella televisione. Questo noi oggi lo vediamo soprattutto nelle interazioni che Mai Buongiorno nell'ultimo periodo della sua vita ha fatto con Fiorello. Ma c'è una archeologia di questo nuovo ruolo di Mai Buongiorno che a mio avviso ha un momento, come dire, chiaro, fondativo, nell'87, nella cerimonia di consiglio dei delegati, in cui Benigni, che all'epoca era all'inizio delle sue ospitate televisive, non aveva ancora fatto, diciamo, le cose più eclatanti, ma Benigni, come vedremo, esautora Mai Buongiorno del suo ruolo di conduttore, quindi di elemento chiave, pivot di svolgimento di un dispositivo molto rigido e molto cerimoniale, non per diventare a sua volta conduttore, ma per svuotare il ruolo del conduttore. Quindi mettendo a distanza, in questo modo, l'intero dispositivo rispetto ai corpi che lo abitano e che ci lavorano all'interno. Per la prima volta che avevo libro davanti tutti in quel posto, non te ne fa ancora. Lui a quante ne non c'è una vita, non si assolve e fare mai e poi vedete qua il proprio momento come si faceva per fare continuamente e poi farmi lavorare così, voi mi tiene proprio la figura di sé pericoloso per le attenzioni. Ma abbiamo un buongiorno. Che ci dice, che ci racconta? Abbiamo per quel giorno un bellissimo delegato che ci consegnerà Susan Burford, una londinese che è appena arrivata a Roma a Milano. Susan Burford! Io vi ringrazio veramente, quando avete bisogno di me, Silvio ormai sta il mio indirizzo, sa tutte le mie cose, se io non sapete di quello che ho bisogno, famiglia mia è numerosa, andiamo a sapere. E qualsiasi cosa mai, se vuoi, se vuoi un programma, potete fare per Silvio, compra anche da 7.000 euro pure loro. Quello che dice Paolo, un castino, dove li nostri guardi. No, perché è una cosa spaventosa. Pure per due sempre le regali, li compro per gli scuoli, li tieni lì, per 250.000 euro a testa, uguale se non li regali. Li metti là e chiuso no. È un casino per una cosa spaventosa. Ma io a questo punto passerei veramente a un valore musicale. Allora! È la prima volta che ci portiamo le due. Facciamo sempre contento di noi. Senti, ti ringrazio per tutte queste belle cose che dici. Ora è tu a mandarmi via. Quello è. No, sono te, ti sei conto su di me. Ma sei fresca. Paolo che mi dà la mano, hai capito? Bene, ma
di chiudere, volevo passare a Valdo la parola sul prossimo programma che vince. E visto che ci siamo, diamo su anche Berlusconi! Che è qua, Silvio! Ti vogliamo vedere fra di noi! Bene, senti, lascia qui il microfono veramente. Roberto, quindi. Ok, portalo giù, dai. Ciao, ciao, ciao. Ciao, Maria. Vedete come alla fine Mike Bongiorno riacquisisce la sua posizione di potere data da questo grande leggio di plexiglass sulla sinistra, luogo tipicamente appunto sanzionatorio, ma soprattutto come dice Benigni non ci casca più nessuno. Cioè la macchina lesiana di cui parlava già non funziona più, gira a vuoto. È come un po' il teatro dei burattini di Pinocchio che si blocca quando tutti chiamano Pinocchio sul lui. Fa una chiamata a Pinocchio, di Pinocchio Baudo, di Pinocchio Berlusconi. C'è già molto, molto Pinocchio nel DNA di Benigni. Riassumo. Riassumo e per capire cosa... Dunque, allora, i tre step che pongo sono questi. Primo, allora, Mike anzitutto appare come la componente chiave di un dispositivo spettacolare televisivo, rigido, che potremmo chiamare apparato, con, grazie ad una delicata ma precisa dialettica tra il ruolo narrativo e il ruolo, diciamo, tematico e stilistico. Da qui si potrebbe partire per una lettura del tema del banale. Ma c'è secondo step, Mike diventa una metonimia del dispositivo televisivo del quiz e allargando ancora di altri vari. Vuoi trascrivere quello che dico? Ma chi è questo pazzo che vuole trascrivere? Abilita. Dunque, ecco, c'ho un sovento. Adesso vediamo che cosa gli viene. Non è che viene. No. Quindi, i tratti figurali quindi riattivano il dispositivo. E infine, Mike diventa simbolo, non so di metodologia allargata, ma su questo adesso il concetto di simbolo dobbiamo tornare. Dell'intera televisione, nel momento in cui i dispositivi apparato che caratterizzavano quella televisione danno luogo a un nuovo tipo di dispositivi, di cui non posso parlare, ma ne avete visto un po' un esempio con personaggi come Benigni, come Fiorello, eccetera, eccetera, che sono molto meno rigidi, molto più fluidi e, seguendo l'idea di Francesco Casetti e di altri, peraltro, possiamo chiamarli non più apparati, ma assemblaggi. Però qui ci aiuta a capire meglio quest'ultimo punto l'ultimo elemento, che è quello su cui vorrei soffermarmi negli ultimi 5 minuti, che è che risponde alla domanda che ponevo: quale idea di simbolo allora tiriamo qua in ballo? Dunque, per capire questo punto, bisogna rifarsi ad una idea di simbolo diversa, non alternativa, ma differente da quella tradizionale. Nel 393 d.C., i partecipanti al Concilio di Milano, soprattutto il molto influente la figura di Sant'Ambrogio, inviano a Papa Silice una lettera in cui raccomandano che si presti credito al simbolo degli apostoli che la Chiesa romana ha costantemente conservato e tramandato nella sua originale purezza. Che cos'è questo simbolo degli apostoli? Dunque, nel 404 lo chiarisce Rufino di Aquileia in un importantissimo documento in cui in sostanza sottolinea, racconta questa storia. Nel momento in cui lo Spirito Santo, nella Pentecoste, scende sugli apostoli, i 12 apostoli si dividono per andare in giro nel mondo a predicare la lieta novella. Questo evento è collegato al fatto che gli apostoli si danno un testo di base per riassumere i contenuti della fede, costituito da 12 enunciazioni che costituisce appunto il simbolo degli apostoli. Cioè il simbolo degli apostoli è una versione
sintetica dei contenuti della fede trinitaria. Questa ovviamente è una balla, è una leggenda, però per più di 1000 anni a questa leggenda si crede fermamente, appunto Symbolum Apostolorum, si crede fermamente. Perché in questo momento nasce questo termine? Cioè, anzitutto, perché nasce l'esigenza di avere una formula sintetica, che è quella che poi attraverso varie vicende arriva al credo, che ancora adesso, a partire dall'undicesimo secolo, entra nel canone della messa. Ma perché sì? La vera ragione è che in questo periodo si stanno concludendo le grandi dispute trinitarie dei primi 2-3 secoli della Chiesa, e si sente l'esigenza di affermare contro possibili tentazioni di deviazione la fede trinitaria. Chi ha qualche frequentazione con i testi di Agamben sa che Agamben proprio in queste discussioni teologiche vede la nascita del concetto di economia, disposizio, e quindi del concetto di dispositivo in quanto gestione, diciamo così, positiva di risorse indipendentemente dalla loro sostanza. Potremmo dire nasce di strutture, in un certo senso. Rufino sottolinea questo, però la domanda è: ma perché lo chiamano Symbolum? Questo è un problema aperto, ci sono varie ipotesi. Il vero motivo, secondo me, non emerge, ma comunque le due ipotesi che sono già presenti in Rufino di Aquileia sono le seguenti. La parola simbolo può significare due cose. Può significare, da un lato, una collazio, cioè una raccolta, mettere insieme una serie di enunciati diversi, e dall'altro invece può significare indizio o segno. Mettendo insieme, facendo questa opera di collazio, gli apostoli individuano anche un segno di riconoscimento di chi proclama la vera fede. Simbolum dunque in tutti e due questi sensi, però capite che essendoci dietro una disputa teologica molto aspra sulla Trinità e sulla essenza di un Dio trinitario, questo aspetto è evidentemente, diciamo, questa storia e questa duplice etimologia più o meno inventate sono importanti per fissare, per determinare la consistenza e la affidabilità del simbolo. Il simbolo è, potremmo dire, anticipo delle cose, è una doxa che è stata fatta propria da una comunità che si riconosce proprio per far propria quella doxa. Queste due accezioni si ritrovano poi in tutta la storia, diciamo così, del Medioevo latino cristiano. Per esempio, nella prima grande enciclopedia del Medioevo, che è quello di Isidoro di Siviglia, siamo ormai nel VII secolo, si sottolinea soprattutto l'idea di segno di riconoscimento, non escludendo l'altra e tenendo per buona, perché tutti tengono per buona, la storia di Rufino, che probabilmente aveva raccolto poi da altre fonti, però la mia testimonianza è quella di Rufino. Isidoro di Siviglia sottolinea soprattutto l'aspetto del signum, dell'indicium, senza escludere l'altra, ma soprattutto la grande sintesi di San Bonaventura. Mi scuso, ma non ho avuto il tempo di andare a vedere la traduzione in italiano di Città Nuova degli scritti, quindi l'ho tradotto io, e perché viene bene. Le 12 parti, dice San Bonaventura, siamo già nella metà del 1200, quindi è una summa. Le 12 parti che compongono il simbolum sono salde e immutabili, da esse è costituito un unico simbolum, che è appunto chiamato simbolum perché è composto da più enunciati degli apostoli, termine latino che usa sentenze. Infatti, esso è chiamato simbolum da sim, che significa insieme, e bulle, quindi non ballo, ma bulle. Bulle, che significa enunciato, io l'ho tradotto un po'
così. Il simbolo è dunque, per così dire, un enunciato collettivo costituito in unità. Unde simbolum quasi plurium sententia simul constituta. A me sembra molto interessante questa torsione, detta in maniera quindi un po' brutale, da una concezione semiotica ad una concezione sociosemiotica del simbolo, che implica questo passaggio da simballo a simbulè, quindi una reinvenzione dell'etimologia bulè, vi ricordo, l'espressione della volontà, bulè di Zeù era il vaticinio dato dall'oracolo, no? E il bulè è anche il consiglio che si riunisce per prendere decisioni e ascoltare le deliberazioni. Come chiarisce per esempio un teologo, che è Luigi Lia, dice, in quanto formulazione sintetica, cioè il simbolum non indica più un rapporto sostanziale tra l'oggetto e il suo, diciamo, referente, ma indica piuttosto, quindi non è il simbolo come diciamo oggi il pane è il simbolo eucaristico del corpo di Cristo, non è niente di quello, completamente diverso. Simbolo è qui l'insieme delle sentenze verbali degli enunciati che rimanda non direttamente alla fede, ma alla elaborazione teoretica del delta critico, cioè una serie di discorsi. Allora, io penso che possiamo concludere quanto segue facendo interagire tutte queste componenti. Dunque, ma il buongiorno non è simbolo della televisione in quanto collegato da una consustanzialità di qualche tipo, ma possiamo considerarlo, come accennavo fin dall'inizio nella mia ipotesi, nella mia domanda ipotetica, come un homo doxasticus che riassume in sé, che riassume in sé i tratti del dispositivo televisivo classico, potremmo dire, o televisivo tout court. Naturalmente questa la doxa che permette di individuare un simbolo viene perimetrata e, diciamo così, considerata come propria, quindi attraverso una serie di istituzioni sociali viene considerata come parte di una cultura, nel momento in cui si crea una distanza, cioè nel momento post-televisivo. Qui potremmo per esempio pensare a tutte le iniziative di archiviazione, no? Che io adesso sto lavorando con gli archivi Rai e con gli archivi Mediaset per un progetto francese, e è interessante che sta nascendo adesso la figura in Mediaset, la figura dell'archivista televisivo, cioè nasce il senso appunto della distanza. Quindi in questo senso la banalità di Ma il buongiorno viene confermata e approfondita appunto da questo punto di vista, ma appunto nell'homo doxasticus per eccellenza, perché permette sia di rappresentare, diciamo così, questa porzione di doxa, ma sia anche evidentemente di confermarla, di confermarne l'esistenza e soprattutto l'appartenenza collettiva. Non si possiede il simbolo, ci si riconosce nel simbolo perché si accetta di possedere dei corpora di enunciati, dei corpora di enunciati in cui si crede, dei corpora in cui si crede. Quindi è un problema non soltanto cognitivo, ma direi soprattutto epistemico, fiduciario, e infine dunque possiamo concludere dicendo che spero che Ma il buongiorno non è un metasegno della televisione, ma è piuttosto il credo della televisione italiana. Vi ringrazio. Grazie, Ruggero. Allora, appunto, chiederei a Paolo di avvicinarsi, Paolo Poverini. Ovviamente facciamo la discussione alla fine. C'è una cosa che ormai è tutto necessaria, visto i nostri tempi critici, però insomma siamo contenti di questo. A Paolo abbiamo affibbiato un altro simbolo, niente male, in questa capitolo, ormai è una specie di tortura, noi ormai temiamo io Francesco la vendetta che si abbatterà puntualmente su di noi. Il simbolo di Paolo è la Coca-Cola, e quindi non mi resta che dare la parola. Bene, grazie innanzitutto dell'invito, sono molto contento
di ritrovare tutti voi qui in presenza e anche quelli che sono a distanza, dopo l'intervento di Ruggero direi a casa. Io ho questo compito tutt'altro che banale, cioè fare i conti con un simbolo che ha una lunghissima storia e che si dà per scontato sia piuttosto, piuttosto ovvio. In realtà un po' l'obiettivo che mi sono dato è quello di dimostrare che non è così, così ovvio. Stamattina sono state dette alcune cose che in parte si ritroveranno nel mio intervento e che cercherò di articolare ulteriormente. In particolare si è parlato di simboli che si costruiscono e si smontano, non tanto dire cosa è, ma come emerge, quando emerge, oppure quando rischia di sparire. A questo vorrei aggiungere una prospettiva che è quella di chi li produce, li gestisce, li contesta. E quindi spostare un po' la prospettiva anche tenendo in considerazione l'altra parte del nostro discorso, cioè il consumatore. Cercherò di mettere in evidenza come più che di Coca-Cola, forse dovremmo della Coca-Cola, dovremmo parlare delle Coca-Cola. Si tende a pensare che il senso di un brand, tanto più di un brand iconico, sia qualcosa di assolutamente ovvio. Perché? Perché una marca nasce a scopi commerciali. E ovviamente tra questo la Coca-Cola, che è uno dei brand più importanti a livello globale. Tuttavia questo non è un assioma, perché ci sono alcuni casi di brand per noi particolarmente interessanti. Dario e Francesco mi hanno chiesto di perché non parli della Coca-Cola. E perché no? Avrei scelto anche qualcos'altro, ma poi ho pensato e ho detto sì, è una sfida e mi interessa molto. Perché ci sono dei brand che a mio avviso sfuggono a questa idea della inamovibilità del senso. Sembra un po' strano perché in fondo il valore di un brand, la cosiddetta brand equity, nasce dalla riconoscibilità di una serie di attributi che vengono appunto assegnati a quel brand. Non è il caso dei brand iconici, adesso tra poco cercherò di dimostrarlo, perché alcuni di questi brand, quelli iconici, bisogna capire cos'è un brand iconico, hanno uno spessore semantico tutt'altro che scontato, quindi non è ovvio, tutt'altro che prevedibile, e la cosa a mio avviso ancora più interessante, tutt'altro che stabile, quindi cambia. Quello che mi interessa non è tanto ricostruire la storia della Coca-Cola, certamente vi farò vedere numerosi esempi, sia immagini che materiali audiovisivi spot, piuttosto mi interessa partire dalla Coca-Cola per provare a costruire una dialettica con un approccio che spesso non cita in modo esplicito la semiotica, tranne alcune eccezioni che vedremo più avanti, in particolare negli Stati Uniti, il lavoro interessante di Laura Oswald, e che è il cultural branding, cioè un approccio culturale al branding, un approccio che fino a qualche anno fa era considerato assolutamente marginale negli studi di marketing, che progressivamente si sta affermando per il lavoro di questo studioso di grande successo sia a livello accademico, forse uno dei pochi casi, che a livello di consulente Douglas Holt. Holt scrive un libro molto importante, When Brands Become Icons, nel 2004. La cosa interessante, sono andato a riprendermi questo libro, nella copertina c'è proprio la Coca-Cola. Holt è il teorico, diciamo, è riconosciuto come il principale teorico dell'approccio culturale al branding, non solo come studio di cos'è un brand dal punto di vista culturale, ma anche nella prospettiva di consulenza per i manager dei brand. Quindi la sua idea è non solo utilizzare un approccio diverso da quello imperante, che tra poco vedremo, per comprendere cos'è un brand iconico, quando si forma, quando va in crisi, ma anche quali tipi di indicazioni dare a chi questo brand deve tenerlo in vita, deve potenziarlo, deve farlo crescere. E la prospettiva di Holt è molto chiara nel suo libro, non cosa un simbolo, ma quando qualcosa diventa. Perché la Coca-Cola è un simbolo e altri brand non lo sanno? Non lo so. Holt fa una cosa piuttosto coraggiosa, a mio avviso, attacca quella che a tutti gli effetti è una sorta di assioma degli studi sul consumo, la cosiddetta unique selling proposition, secondo cui un brand, innanzitutto, i manager di un brand devono difendere i loro attributi, in senso molto astratto. Questa unique selling proposition nasce negli anni 50, ma si afferma soprattutto negli anni 70. La definizione è appunto questa: ogni prodotto, inevitabilmente senza sosta, deve comunicare sempre e solo un vantaggio singolo e distintivo sui consumatori. Da una sorta fa un'operazione interessante, va a studiare la storia, noi diremo un approccio diacronico, di alcuni dei brand più importanti, nati negli Stati Uniti e diventati poi l'emblema della potenza commerciale degli Stati Uniti, diventati proprio multinazionali. Scopre una cosa interessante,
che la loro forza, i loro momenti di forza, i loro momenti di crisi smentiscono questo assioma, che ancora oggi è, diciamo, l'imperante nel settore. E lancio un'accusa piuttosto forte, cioè i manager sono una sorta di steward dell'identità senza tempo di un brand. I manager devono salvaguardare ciò che viene comunemente ritenuto come il senso e il significato di demone di Coca-Cola. Volte dice, ciò che contraddistingue un'icona, e lui utilizza spesso il termine icona insieme al termine simbolo, è la capacità di rappresentare un tipo particolare di storia. Quindi i brand iconici sono inevitabilmente dei brand di tipo narrativo. Non si limita a raccontare delle storie, ma offrono dei modelli identitari. Ma non dei modelli identitari qualsiasi, dei modelli identitari che consentono ai consumatori di trovare risposta a delle forme di stress, di ansia. Già questo è interessante perché noi tendiamo a considerare la Coca-Cola insomma, un prodotto lontano anni luce da tutto quello che possiamo considerare, come dire, elemento di stress nella vita quotidiana. Oltre dice, i consumatori valutano i brand non per ciò che fanno, ma per ciò che simbolizzano. I brand iconici sono degli attivisti culturali. Che vuol dire attivista culturale? Cristina mi perdonerà, ma devo abbassarla. Ecco. Nel senso che incoraggiano le persone a pensare in modo diverso a se stesse. Davvero la Coca-Cola può aiutarci a pensare in modo diverso a noi stessi, a noi o agli americani, possibile, in fondo è un energy drink. Oltre dice, beh, non è semplicemente un energy drink. Questi brand non si limitano a evocare dei vantaggi o a essere antropomorfizzati, piuttosto invitano le persone a ripensare il contesto in cui vivono. Ma questo che c'è sotto è il passaggio, a mio avviso, più interessante e che è emerso un po' anche nelle considerazioni che faceva Francesco stamattina. Il valore identitario che il brand esprime e la sua efficacia dipende dalla capacità di allinearsi o di essere risonante, potremmo dire noi, con un particolare specifico momento storico, sociale, culturale e politico. Non è mai solamente una questione di tipo commerciale. Quindi l'ipotesi di Holt, i brand iconici cambiano anche in modo radicale, anche se a volte noi non ce ne rendiamo conto. Questa è una rappresentazione molto semplice del modello che lui propone. L'idea di Holt è che ci sono delle tensioni culturali, da un lato l'ideale della società in cui si vive, dall'altro la realtà del consumatore tutti i giorni. Il mito del brand prende forma dal tentativo di tenere insieme una dialettica molto complessa da gestire, da cui deriva una strategia creativa che poi arriva ai consumatori. Oltre dice, in genere i brand, anche i codici, sono dei parassiti, nel senso che sono dei prodotti culturali. Prima Ruggero citava il lavoro molto importante di Moren sulle icone, sulle star. Ricordo benissimo, Moren dice la star è come un prodotto e della star si può promuovere, si può vendere tutto, qualsiasi elemento distintivo del suo corpo può diventare commerciale. Ecco, l'idea di Holt è che un brand iconico compete con i film, con i politici e con i musicisti, non con gli altri brand, è un altro mercato. Sono andato a riprendermi delle considerazioni di Bart del saggio celebre al termine della raccolta sui miti d'oggi. Bart dice, il mito non si definisce dall'oggetto, ma dal modo in cui lo proferisce. Si possono concepire miti molto antichi, non ne esistono di eterni. Questo è un elemento interessante perché già Bart mette in evidenza la dimensione processuale del funzionamento del mito. Quindi, perché è la storia umana che fa passare il reale allo stato di parola ed essa solo regola la vita e la morte del linguaggio mitico. Questa parola è un messaggio, quindi può essere tutt'altro che orale. E ovviamente parte cita la fotografia, il cinema, lo spettacolo e anche la pubblicità. Diego abbiamo già parlato diverse volte questa mattina, cito di nuovo il passaggio sulla bandiera di un paese che ha un emblema, sulla dimensione fatica, perché la Coca-Cola, adesso cominciamo a vedere un po' di cose, la Coca-Cola e la storia della bandiera americana e del paese americano è tutt'altro che scontata e lineare. Questa è semplicemente la rappresentazione dell'evoluzione della celebre bottiglia della Coca-Cola. Forse una cosa che si sa meno è che la Coca-Cola commissionò uno studio esterno all'azienda per sviluppare questa bottiglia. Il loro obiettivo dichiarato era essenzialmente questo. Il consumatore deve riconoscere la Coca-Cola anche al buio o in condizioni di luce scarsa e se vede una Coca-Cola frantumata per terra deve riconoscere, se vede una bottiglia di Coca-Cola frantumata a terra dai frammenti deve riconoscere che lì c'era una Coca-Cola.
Questa è una cosa molto interessante perché ci fa capire che sì, dall'inizio 1899 la confezione della Coca-Cola fa parte della costruzione del simbolo della Coca-Cola. E la Coca-Cola sin dall'inizio comincia a utilizzare la pubblicità, il tempo è breve, quindi non posso entrare troppo nel merito. Si parla sempre di Babbo Natale, Santa Claus e la Coca-Cola. Quello che forse si sa meno è che First Knows No Season, cioè il celebre claim con il simpatico Babbo Natale sulla sinistra, fu concepito dagli strateghi della comunicazione di marketing di Coca-Cola per promuovere, estendere e aumentare il volume delle vendite di Coca-Cola durante le stagioni invernali. E quindi fino a quel momento la Coca-Cola era una bevanda che veniva venduta prevalentemente d'estate, in primavera, a temperature alte, ed era perché era del tutto un energy drink. L'obiettivo era utilizzare delle leve di comunicazione, costruire un racconto per promuovere il benefit associato al prodotto al di fuori della stagione per cui era nato. E quindi si tratta essenzialmente di fare quello che si chiama una extension dei significati legati al brand, ma di fondo ampliare la penetrazione del mercato. All'inizio non funziona Babbo Natale, questo è interessante, l'ho scoperto studiando, non funziona fino al 1931. A sinistra avete l'immagine di Babbo Natale che dura per 10 anni e che evidenza empirica alla mano del management di Coca-Cola non contribuì in modo significativo ad aumentare le vendite. Poi cambia tutto. Cambia tutto, viene chiamato Adam Sandblom, che è stato questo grande illustratore che ha fatto la fortuna della storia di Coca-Cola e del recupero di Babbo Natale. Lui non si limita semplicemente, noi diremmo semplicemente, a intervenire sulla dimensione plastica, sulle caratteristiche del personaggio, ma gli costruisce intorno un racconto. E la cosa interessante è che non lo costruisce ex novo, ma parte da due fonti. E qui il tema della traduzione centrale, traduzione simbolo, come si diceva stamattina. Uno è un racconto, Clement Moore, A Visit from St. Nicholas, l'altro è la tradizione scandinava. Quindi l'idea è partire da fonti, racconti molto popolari e dare a questi una rappresentazione visiva, ma sempre nell'ottica di una strategia di ampliamento delle vendite. Coca-Cola, tuttavia, secondo volte, non diventa un brand iconico fino allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale. Qui vi ho riportato alcune immagini, a mio avviso davvero molto, molto interessanti, che ricostruiscono le strategie di espansione di Nemonovi commerciale basata su un approccio culturale di Coca-Cola. La moda americana è Coke, e qui vediamo l'esercito alleato nel sud Italia, e questa era una campagna rivolta agli americani che raccontava all'estero cosa facevano gli americani nei paesi che liberavano, piuttosto che la Nuova Zelanda, con la traduzione in neozelandese del claim Have a Coke, chi ha ora, good luck. Now you're talking, have a Coca-Cola, or have a Coke, soldier, refresh yourself. Ci sarebbe da fare un'analisi estremamente approfondita di ognuno di questi racconti, ma il tempo non c'è. È evidente, però, dice la cosa sotto, una cosa molto, molto importante. Coca-Cola costruisce la prima fase forte del suo potere simbolico come brand, che poi diventerà da qui un brand globale, perché Babbo Natale, Santa Claus, parliamo ancora di un mercato interno enorme, perché quello americano, ma comunque interno, ribadendo in modo molto, molto forte la vicinanza con l'esercito americano e con le vicissitudini vittoriose del paese in guerra. Cambia tutto negli anni 60. Holt dice una cosa interessante: Coca-Cola riposa sugli allori e questa cosa la pagherà. Cosa fa la Coca-Cola nei 10 anni a seguire, oltre 10 anni a seguire? Continua a lanciare le stesse pubblicità perché aumentano le vendite, ma aumentare le vendite non significa che il valore del brand sia ancora allineato con il contesto sociale, culturale e politico che sta emergendo. L'allineamento tra Coca-Cola e il nazionalismo americano comincia a produrre una serie di problemi. Un'intera nuova generazione di consumatori contesta Coca-Cola, si allontana da Coca-Cola o minaccia di allontanarsi da Coca-Cola. Ricordo il grande competitor di Coca-Cola è Pepsi-Cola, su questo ci sarebbe da discutere, non ce lo farò dopo, ma è sempre una logica di tipo competitivo. E qui arriviamo a un punto che a mio avviso è molto interessante. Quando ci sono cambiamenti sociali e culturali radicali, il mito del brand perde efficacia. La deve perdere, dice Holt. Non esiste nessun brand iconico che non sia mai andato in crisi. Non esiste nessun brand
dotato di una forza simbolica notevole che non abbia mai attraversato una crisi. Se non ha attraversato una crisi non è un brand iconico. Un brand iconico è una star, è un po' come le star nell'arco della loro storia. Qui sarebbe interessante, Ruggero, riprendere il lavoro di Moren sulle star. Inevitabilmente sono controverse, perdono peso e lo riacquistano, almeno molto spesso. La stessa cosa vale per i brand iconici. Come reagisce Coca-Cola dopo una fase di grande crisi dal punto di vista dei significati attribuiti da una nuova generazione di consumatori, con alcuni spot che hanno fatto la storia di Coca-Cola, non solo perché sono spot molto noti, ma perché hanno contribuito a rendere Coca-Cola il brand che è oggi. Il primo lo vediamo. I'd like to teach the world to sing. Sing with me. Questo spot fu girato in Italia e fu girato in Italia per una vicissitudine particolare, non c'è tempo di entrare nel merito, essenzialmente perché la prima versione di questo spot era stata rifiutata perché le condizioni atmosferiche in cui era stato girato avevano reso essenzialmente impossibile utilizzare le riprese. Hilltop è uno spot che non ha un successo particolare in Europa, non in Italia, in Europa, ma negli Stati Uniti diventa un caso straordinario e Holt va a studiare perché, si chiede perché. E la risposta che lui dà è legata proprio al rapporto di reinvenzione dei significati espressi dal brand rispetto agli Stati Uniti innanzitutto. Questa canzone, I'd like to buy the world a Coke, a Coke is the real thing, ebbe un tale successo che furono cancellati i riferimenti alla Coca-Cola e divenne una hit top chart negli Stati Uniti. Non è successo solamente una volta nella storia di Coca-Cola, ma più volte. Pochi anni dopo, nel 76, Coca-Cola fa una cosa inaudita per un energy drink. Realizza questo spot qui. Oltre non ne parla, ne parlo io perché ho un po' approfondito e a mio avviso è un caso importante da considerare. Life è il secondo caso di commercial di Coca-Cola che ottiene un enorme successo anche dal punto di vista dell'industria discografica, anche in questo caso diventa una top hit per la prima volta che un brand americano rappresenta in modo esplicito i consumatori afroamericani, in particolare di quella che all'epoca veniva considerata una vera e propria zona ghetto di New York. Coca-Cola capisce che è il momento di, ridefinire significati che vengono comunemente associati al brand. Nello stesso anno viene prodotto quello che per il management di Coca-Cola ancora oggi è considerato uno spot che ha cambiato per molto tempo, ha contribuito a modificare la percezione di Coca-Cola rendendolo un brand in grado di rappresentare le tensioni culturali. Minjo Green è stato uno dei più grandi, ho scoperto perché non lo sapevo onestamente, il giocatore di football americano era considerato un uomo tostissimo, al limite del violento da quello che riesco a capire, e quindi incarnava perfettamente l'incubo dei bianchi americani, cioè i neri che non sono gestibili. Cosa fa Coca-Cola? Autorizza uno spot in cui un piccolo apparentemente indifeso bambino nero ha il coraggio di avvicinare il gigante.
purtroppo non parte. Vediamo se riesco. Aspetta. Prova col tasto sinistro del mouse e poi per il successivo. Siamo? No. Va bene, ve lo sintetizzo perché abbiamo molti altri materiali di fondo. Lui è stato morto perché ha finito di giocare il match. Questo bambino, con il suo grande fan, va vicino, gli offre una Coca-Cola, poi una Coca-Cola, poi una Coca-Cola. Lui non gli risponde, il bambino insiste, si gira minaccioso, lo guarda un attimo, dice va bene, dammi la Coca-Cola. Il bambino gli dà la Coca-Cola e gli dice grazie per averla accettata, signor Green. Il bambino si allontana triste, lui lo richiama e gli regala la sua maglietta. Che cosa fa Coca-Cola qui? Va oltre lo spot che abbiamo visto qui, cioè di fondo racconta che è la bevanda di tutti gli americani e che quindi è possibile immaginare una sorta di pacificazione interna al paese in un momento di fortissimo scontro. Questo è un aspetto importante da considerare perché lo rivedremo alla fine. Gli anni 80, e può sembrare un po' strano, segnano di nuovo una crisi di Coca-Cola. Coca-Cola ormai è un brand globale da molti anni, ma si allontana completamente dai temi sociali, con uno spot che è molto noto, ma che tanto non dice. L'orso bianco declinato sotto forma di peluche era un premio che veniva associato alla Coca-Cola, me lo ricordo perché l'avevo vinto anch'io quando ero piccolo. Decreta il grande successo commerciale di Coca-Cola. L'investimento per realizzare questo spot fu enorme perché lo studio di animazione fece un lavoro assolutamente all'avanguardia in quel momento. Ma la cosa interessante è che nello stesso momento Coca-Cola, che non è più in grado di declinare il tema dello scontro sociale nelle sue campagne, decide di non farlo. Fa un'operazione interessante. Oltre dice, tanto è più interessante questa confezione di Coca-Cola, che ho messo qui a fianco, perché è legata proprio a questo spot. E questo è il lancio di Coca-Cola dell'edizione in plastica della confezione, che riprende, ingrandendole un po', esattamente le stesse caratteristiche della silhouette della confezione di vetro, una forma di quella che viene chiamata brand nostalgia, un approccio nostalgico al brand, una cosa che mette di nuovo in crisi Coca-Cola. Qui banalmente riporto un po' l'idea di Holt della struttura di un mercato basato sui brand iconici. Di nuovo lui insiste, i brand competono in un mercato del mito, non in un mercato dei prodotti normali. E quindi l'errore di Coca-Cola qual è? Quello di pensare di poter alternare messaggi sociali a messaggi che invece sono tipo un intrattenimento. Come vedete, Holt non cita mai in modo esplicito la semiotica, cita parte nei suoi lavori, ma non cita in modo esplicito la semiotica. Questo è interessante invece perché l'approccio di Ron Oswald, che ha scritto due bellissimi libri a mio avviso, poi due manuali, però molto ben fatti, che si chiamano Marketing Semiotics e Creating Value. Laura Oswald critica l'approccio di Holt, pur riconoscendone il valore, perché Holt è la persona che anche dietro le campagne più recenti di Coca-Cola, lui ha creato una società molto, molto quotata di consulenza dei grandi brand, per Patagonia, per molte organizzazioni non governative, Huawei, Coca-Cola e credo anche Nike, ma non sono sicuro. L'idea di Laura Oswald, che è molto più vicina invece al nostro approccio, il sistema di brand in realtà entra in relazione tanto col sistema culturale che col sistema del pubblicitario in un rapporto che è un rapporto non, come avete visto rispetto a prima, oltre verticale, ma un rapporto molto più complesso. Lei non cita la sociosemiotica, ma la prospettiva secondo cui i brand contribuiscono a costruire discorsivamente il sociale è chiara e a mio avviso quindi c'è un legame anche con il lavoro di Gianfranco, di Dario Gianfranco, insomma con l'approccio sociosemiotico al brand, a mio avviso non trascurabile. Facciamo un passo oltre. Vorrei arrivare, partendo da Coca-Cola, quindi mi interessa leggere un po' alcuni fenomeni recenti importanti nel campo del consumo
e che sollecitano diverse questioni dal punto di vista teorico e metodologico. Il concetto di attivismo dei brand. Brand Activism è un libro di certo successo che è stato pubblicato da Kotler e Sarkar nel 2018 ed è un libro che cerca di fare il punto su un fenomeno che è un fenomeno molto, molto visibile, cioè la decisione di molti brand, soprattutto dei brand iconici, di prendere posizione su temi sociali, politici, soprattutto sociali politici, in senso molto ampio. Secondo Kotler e Sarkar c'è un approccio neutrale, Coca-Cola e gli orsi, c'è un approccio progressive, Coca-Cola nel 1976-1971, Hilltop, che vediamo anche oggi, ma può esserci anche un approccio regressive. Politica, adesso vediamo cos'è. Il brand activism è legato all'ambito politico, ambientale, economico, legale, sociale e del business. Per capire cosa intendono loro per progressive e regressive, hanno fatto una piccola matrice interessante, Just Do It, sappiamo tutti, è il claim di Nike. Progressive Customers, Progressive Company è una società che prende posizione in senso progressivo rispetto a un tema, il razzismo ad esempio. Sapete che Nike ha cambiato completamente il suo posizionamento scegliendo come testimonial Colin Kaepernick, giocatore che ha dato avvio alle proteste negli Stati Uniti, attaccato da Donald Trump, Trump ha attaccato la Nike, molti consumatori hanno bruciato le scarpe della Nike caricando i video su YouTube, ma molti più di questi hanno detto I love this brand e quindi Nike ha avuto un incremento di vendite importante. È un caso di cultural branding. Just Do It, ma può essere anche Just Burn It. È un claim, poi diventa un hashtag, quando i customer sono regressive e quindi sono gli americani, ma non solo, che dicono come vi siete permessi di attaccare il presidente Trump, voi siete un brand, fate abbigliamento sportivo, continuate a fare quello. E poi ci possono essere ovviamente le altre due possibilità. How woke is Coke? Ecco, Kotler e Sarkar si chiedono la Coca-Cola dove? Di fondo la Coca-Cola è tornata, paradossalmente diremmo noi, ma questo è interessante perché l'approccio semiotico diacronico ci consente di vedere anche questo. Se negli anni 70 Coca-Cola era all'avanguardia dal punto di vista della messa in scena narrativa delle tensioni sociali, offrendosi come una sorta di possibile risolutore di tensioni sociali profonde, dopo quella fase Coca-Cola decide di tornare indietro. E allora qui mi sono chiesto, riprendendo anche l'idea della proposta di Ego di passare da cosa è un simbolo all'enfasi sul modo simbolico, quindi anche sugli usi del simbolo. E forse l'efficacia simbolica di un brand, dove possiamo anche cercarla? Nella quantità e nella tipologia delle forme di manipolazione che intorno a quel brand prendono forma. Quindi gli attacchi nei confronti del brand, la messa in discussione del brand o delle sue logiche di comunicazione. Insomma, la deformazione dei modi attraverso i quali si articola o si è articolato il suo discorso. Beh, la semiotica rispetto al cultural branding ha tutti gli strumenti per entrare molto più in profondità rispetto a queste forme di controdiscorso che ci possono dire molto anche del senso del brand e del tentativo anche di ridefinirsi. E allora ho recuperato questa straordinaria, prima ho scoperto che la conoscevo, me ne ero occupato anni fa nel mio lavoro, però non sapevo che fosse la prima. Questa è stata la prima campagna di Greenpeace online ed è proprio contro la Coca-Cola. Enjoy climate change, l'orso bianco finisce la deriva con i suoi cuccioli, uno si è già staccato dal pezzo di ghiaccio più grande e quindi per lui purtroppo si mette male. Greenpeace non si limita ad attaccare Coca-Cola, ma crea una partnership con Adbusters. Sapete che Adbusters è questo movimento americano diciamo, contro pubblicità, fondato peraltro da un ex pubblicitario brillante, Kalle Lasne. L'impatto di questa campagna di Greenpeace e Adbusters su Coca-Cola fu molto, molto significativo, perché Coca-Cola decise di cambiare, diciamo, di migliorare le tecniche di refrigerazione dei prodotti, quindi di utilizzare, a quanto capisco, meno gas inquinante per refrigerare i prodotti. Quello accadeva nel 2000. Nel 2021, invece, Greenpeace lancia questo. Story of a Plastic Puddle. Thank you.
Break Free from Plastic è una delle campagne più ambiziose di Greenpeace e più recenti. E parte proprio dalla messa in discussione dei significati attribuiti alla Coca-Cola e alla sua celebre bottiglia. Tornando a Barth, ho ridetto un passaggio che mi ha molto stimolante. Annientare il mito dall'interno appariva dunque estremamente difficile. Lo stesso movimento fatto per liberarsene diventa subito a sua volta preda del mito. Il mito può sempre, in ultima istanza, significare la resistenza che viene fatta. Per la verità, l'arma migliore contro il mito è forse mitificarla a sua volta e produrre un mito artificiale. Barth tuttavia lascia intendere nel saggio che questa è un'operazione molto complessa. E allora ho trovato questo esempio che mi aveva molto colpito, ma che ho ulteriormente approfondito alla luce di questo intervento, di Pepsi che durante Halloween, pochi anni fa, fa un'azione di comunicazione non convenzionale, We Wish You a Scary Halloween, giocando con i consumatori, nascondendosi a sinistra dietro il mantello della Coca-Cola. Coca-Cola risponde, Everybody wants to be a hero. Mi piacerebbe, ma gli unici eroi siamo noi. Lasciano esattamente integra l'immagine, tutto il visual, cambiano semplicemente questo. Ma questo ha un peso enorme. Coca-Cola, essendo un brand iconico, talvolta ha anche la capacità di rigirare gli attacchi che vengono lanciati contro il brand. L'ultimo elemento, l'ultimo passaggio che mi interessa, su cui sto cominciando a lavorare da un po' di tempo, è questo. Dalla mobilitazione contro i brand Greenpeace, Plastic Paddle, ai brand come soggetti attivi della mobilitazione. Quindi il concetto di brand activism, a mio avviso, per la semiotica è un campo di esplorazione molto interessante. Che il discorso dei brand e il discorso della politica siano vicini non è una novità. Quello che è nuovo è le forme che assume tutto questo e l'intensità in cui questo avvicinamento si manifesta. Just do it, Nike, per molto tempo ha significato una sola cosa. L'importante è allenarsi, che tu sia un atleta top o tu sia una persona qualunque, l'importante è allenarsi. In un paese come gli Stati Uniti, dove il tema dell'obesità e delle malattie cardiovascolari è tutt'altro che banale, Nike da sempre ha puntato a questo. Ognuno può essere un eroe, basta che faccia il proprio massimo. Cultural branding è anche quello, perché è legato a un elemento importante della città. Oggi Just Do It significa tutt'altro. Non c'è tempo, ma se andassimo a rivedere lo spot celebre di Nike con Colin Kaepernick di fondo contro Trump, Nike dice, tramite Colin Kaepernick, se credi in qualcosa, preparati a sacrificare tutto, questo è il claim, just do it. Quindi quello che mi sembra interessante è, il claim rimane quello, perché deve essere riconoscibile certamente, e anche il logo, ma i significati attribuiti cambiano pesantemente. Mentre nella prospettiva di Barth, torniamo all'ancoraggio teorico, il mito è una parola depoliticizzata, dice Barth quando parla della società borghese. L'analisi sincronica e diacronica dei discorsi di marca, anche sullo sfondo di un confronto con questi approcci di cultural branding, ci aiuta a mettere in evidenza che la dimensione simbolica dei brand, almeno dei brand iconici, si manifesta sempre di più nella mobilitazione esplicita con cui prendono posizione rispetto alla molteplicità di cause di interesse collettivo. Vado verso la chiusura, questa è l'ultima campagna, molto impegnativa da un punto di vista commerciale di Coca-Cola. È importante ricordare una cosa, Dario tutto ne ha occupato un po' nell'articolo che avevi scritto sul modo in cui i brand avevano reagito alla fase del primo lockdown, il distanziamento delle lettere, eccetera. Ecco, Coca-Cola è importante sapere che ha destinato il budget, che normalmente, una parte molto importante del budget che normalmente destina all'advertising, alla Croce Rossa Americana e a molte altre
organizzazioni che hanno combattuto in prima linea il Covid, non facendo pubblicità per moltissimi mesi. Ma quando Coca-Cola decide di fare pubblicità, di nuovo, alla fine del primo lockdown, fa questo. Wait. He says we have to go back to normal. I think, what if the new normal and the normal we knew, we can't just do what we thought we did? What if the biggest change is you and me? What if we choose to be up? La campagna Open Like Never Before ha un enorme impatto per Coca-Cola a livello, non solo a livello americano, a livello internazionale. In italiano ci salivo come prima, la traduzione, ho preferito tenere l'originale perché vorrei poi rapidamente mostrarvi il testo. La cosa interessante è che Still Open e Open Happiness sono stati due dei claim di maggior durata di Coca-Cola, ma significavano tutt'altro. L'enfasi era messa sulla gioia, sulla felicità, dello stare insieme e del vivere un momento di spensieratezza. Coca-Cola decide di tornare a un approccio culturale, quindi di ritornare alla riconoscibilità di questi due claim molto importanti nella storia del brand, nel suo discorso di marca, potremmo dire noi, in termini semiotici, ma di ripensarne il significato. E l'idea essenzialmente è quella di rappresentare da un punto di vista narrativo, da un punto di vista figurativo, l'ottimismo, l'inclusione e l'apertura, ma all'interno di un contesto, di un cambiamento radicale che non può essere ignorato. Coca-Cola torna a essere, come torna a vestire i panni del brand icona del paese. La cosa interessante è che, a mio avviso, dal nostro punto di vista, si potrebbe fare e andrebbe fatto ovviamente un'analisi in profondità. Di questo racconto non è tanto la ripresa esplicita di questo posizionamento assiologico che ho appena detto, essere aperti, quanto è una cosa su cui mi sto interrogando, le modalità del discorso, non solo l'enunciato, ma soprattutto l'enunciazione. Coca-Cola fa una cosa che apparentemente è inaudita nel mondo dell'advertising, cioè di fondo, grazie Dario, usare la poesia, il linguaggio poetico, una scelta tutt'altro che comune, per uno spot che ha una durata molto lunga e quindi infrange una sorta di regola non scritta ma molto chiara: l'advertising su YouTube non deve superare 30 secondi. Ricordiamo che Bart considera il linguaggio poetico delle forme della poesia contemporanea come uno dei linguaggi che resiste, e Bart dice quanto più gli è possibile al mito,
perché si tratta di un sistema semiologico regressivo che tenta di ritrovare lo stato presemiologico del linguaggio. Pensiamo alle pause. George the Poet è un vero poeta, molto, molto noto nel mondo anglosassone, un poeta noto per l'impegno sociale che prende e che esprime in modo molto, molto chiaro, molto forte nelle sue poesie. Coca-Cola ha scelto di chiedere a lui di scrivere la poesia su cui è costruito lo spot, quindi lui è un vero poeta. Di arrivare non al senso delle parole, ma al senso stesso delle cose. Ecco, rileggendo questa ultima citazione, arrivare non al senso delle parole, ma al senso stesso delle cose, e tornando allo spot, è davvero impressionante, perché in fondo Coca-Cola racconta la resilienza di tutti noi, l'importanza di fare le cose quando si possono ancora fare, sposarsi, giocare con i figli, avvicinarsi ai vicini, piuttosto che far finta che non esista. E quindi vado verso la conclusione. Coca-Cola è un brand iconico perché ha avuto il coraggio anche di stare in silenzio e di supportare economicamente, facendo sì che anche gli altri ne parlassero, piuttosto che il brand stesso. È chiaramente una strategia commerciale, ma è l'unico brand, uno dei pochissimi brand che l'ha fatto, di non parlare, per passare poi al manifesto. Non è solamente l'uso del linguaggio poetico, ma una forma molto particolare, è un manifesto. E quindi è una delle forme più radicali di utilizzo della poesia, la cui funzione è quella di cercare un'adesione, e qui di nuovo torniamo a quello che diceva anche Ego, la dimensione fatica del modo simbolico. Il brand non è semplicemente noto e famoso, il brand cerca o prova a raccontarsi come una entità in grado di contribuire al cambiamento. E quindi chiudo. La dimensione simbolica di un brand iconico come Coca-Cola, come abbiamo visto nel corso del tempo, ha avuto momenti altalenanti, capacità o incapacità di rappresentare tensioni sociali, culturali, politiche. Si manifesta anche adesso nella gestione dei tempi del loro discorso, nell'alternanza tappica di silenzio e presa della parola, di assenza e di presenza. Grazie. Grazie mille Paolo, chiederei a Ruggero di avvicinarsi nel frattempo, perché sono le prime prenotazioni. Quindi ci aspetta il minuto per la Tiziana, diciamo la Tiziana a questo punto. Tiziana, vieni qui, fai il rito e dopodiché avrai ufficialmente un oggetto vittorioso. La richiesta di Paolo, cantiamo anche cantare tutti insieme. Esatto, poi io rispondo su Mike Buongiorno. Sì, cioè mi è molto colpito nell'ultimo stato, ma anche poi rileggendo con l'occhio di oggi gli spot degli anni 80, questa sorta di operazione facciata, cioè sono tutte. Soprattutto l'ultimo spot è talmente amplificato, cioè pieno di luoghi comuni, di stereotipi, con una retorica eccessiva sul piano degli affetti, sul piano della... che, allora, secondo me bisognerebbe cominciare un po' a parlare di facciata. Cioè, tentare sbiancare i miti, secondo me continua, anzi, forse oggi è ancora più necessario di quanto non fosse ieri, perché poi anche, ricordo, ho visto questa trasmissione di Evo, mi chiedo cosa facciamo rispetto alla situazione, alla dipendenza del mito, perché in Messico ci sono state richieste che hanno dimostrato quanto il brand si sia impossessato di fonti idrogeologiche, abbia sottratto l'acqua e portato la Coca-Cola, pagato con ricavi bassissimi percentuale chi poi vende Coca-Cola anche proprio nei piccoli paesi, addirittura installato dei rubinetti nelle scuole per prevenire le accuse, poi però ovviamente non fanno la manutenzione quando tutti questi rubinetti di acqua, l'acqua non esce e quindi si è costretto di nuovo a consumare Coca-Cola. Quindi la mia domanda è: che facciamo rispetto alla sottrazione al mito? Cioè, come fa la semiotica a reagire alle operazioni di facciata? Per cui anche questa poeticità, montiamola, ecco. Ah, certo.
Io raccoglierei sempre tutte le domande, Stefano, però vieni qua, qui c'è il rito. Ho solo due punti per essere in tema, dovrei averne tre, perché una uno, una tre. Allora, due punti uno ciascuno. Allora, la prima, la domanda a Ruggero. Mi viene in mente anche sulla scorta di Paolo Fabri, di cui magari discuteremo domani, però quanto c'è nella definizione di homo doxasticus, buongiorno, quanto c'è l'influsso della teoria critica, dell'idea per cui appunto la cultura popolare è un insieme di elementi enunciati, irrelati, di una nuova grammatica che li definisce, che va in contrasto con il simbolum che invece, per quanto riguarda Paolo, una notazione che uno stimola, in realtà, nel percorso delle cose che ci ha mostrato, si vede anche una gestione del tema della negritude, nel senso che si passa da Hilltop a appunto di tipo George DePoint, artisti musicali. No, da Hilltop è invece quello di Harlem. Sono due generi musicali che appunto hanno avuto un estremo successo, ma sono due generi che fanno un sumo bianco. Cioè, anche sia il country di Hilltop sia il soul della musica di Harlem sono comunque dei formati musicali consumati con un pubblico generico bianco che include anche i negri. Nell'altro caso invece la situazione si ribalta, nel senso che nell'ultimo open di fatto c'è una poesia, ma George Poet fondamentalmente non lo potremmo categorizzare come un rapper. Quindi alla fine dei conti c'è un linguaggio, ma lo stesso a livello sociolinguistico, la stessa varietà che viene utilizzata per quella poesia, chiaramente break, e quindi c'è un ribaltamento. Cosa diversa dello spot di Greenpeace, invece, che invece contrasta quello di Harlem, perché invece di utilizzare un soul di consumo da un pubblico, diciamo, generico, utilizza recupera il fatto dello spiritual, e quindi anche nella gestione dell'armonia, nella salute di tono, della modalità, invece è assolutamente black. Quindi c'è proprio una forma di contestazione anche nell'utilizzo della parola sola. Ilario? Sono Ilario, Ilario, Mauro, Piccio, Gianfranco. Io ovviamente mi tengo tutte le domande. Sono due cose per voi. Paolo, la prima, se questa storia della parola che lei ha detto un po', quanto il packaging della confezione della cultura sia stato fondamentale in questo processo di iconizzazione. Tra l'altro la bottiglia stessa ormai fa parte del logo di Coca-Cola, cioè si è iconizzata. Si chiama Ocultura, che vuol dire sagoma. E poi, a proposito, l'ultimo spot si chiama Open, che secondo me ovviamente fa riferimento, cioè chiaro, no? Quindi molto questa identità, certo, con la bottiglia pesato. E poi, a proposito delle crisi culturali, uno dei problemi di Coca-Cola, lo sappiamo, è quello delle culture dietetiche contemporanee, cioè il fatto che il problema di zuccheri, che è molto antico, già in America negli anni Ottanta nasce la Diet Coke, però arriva da noi, diciamo, un po' dopo. Se hai visto, quello che sono le cose che hai guardato, c'è qualche spot, qualcosa che ingloba questo tipo di problemi. Cioè, oltre a fare dei prodotti senza zuccheri, zero diet coke, zero light, eccetera, eccetera, se questa cosa viene anche raccontata, perché io per esempio non ho messo in dato. Non viene. Ciao. Ci ho cominciato ad avvicinare, magari perché siamo in ritardo. Salutiamo. Brevissimo, due parole. Mi leggo quello che diceva Ilario. Cristiano Ronaldo, come reagito la Coca-Cola? Nessuna parola, un gesto e poi l'acqua. Ha reagito anche lui con silenzio. Non lo so. Grazie. E via l'acqua. Io vorrei fare una domanda un po' provocatoria a Paolo, ma secondo me è pertinente con il fine, diciamo, del nostro incontro. Ma quindi, in fin dei conti, dato tutto quello che hai detto e tutti i video che ci ho fatto vedere, Coca-Cola è simbolo di che cosa? Ovviamente, diciamo, si tratta di una domanda retorica che, diciamo, ha una risposta, se di no, forse ovvia, cioè che non c'è, che non rappresenta, che è un simbolo vuoto. E questa cosa mi sembra, diciamo, che era già un lavoro che
nei nostri lavori che prendono da Palermo, che tu hai giustamente citato in particolare, di un tempo questa idea, diciamo, in un certo senso emergesse, cioè che fondamentalmente il brand non sposa nessuna proposta politica veramente, ma tutto, diciamo, si sposta sulla dimensione fatica, come appunto hai fatto vedere qui. A corollario di questa domanda, diciamo, retorica, che comunque secondo me è in linea con quello che diceva, se vogliamo, Tiziano, insomma, questa idea. Queste operazioni commerciali, questi video che ho fatto vedere, rientrano in strategie di marca un po' più ampie, che prevedono, che ne so, interventi a favore delle cause che progressivamente no. E quindi, tu devi fare una domanda, Paolo? Io ne ho 100.000, quindi non parlo della faccia sulla stessa. Ah, vabbè. No, la stessa è così. Io ne ho 5. Ruggero, dunque, la prima citazione che tu hai fatto, una delle prime di Evo, c'è una cosa che mi ha sempre colpito. Se non ho capito, quindi tu vuol dire, se non spiego. E lei, grazie a quello che lui dice, ma il buongiorno, in generale la televisione rappresenta non il Superman, ma le prime. Il riferimento implicito è a tutti i suoi studi sul cosiddetto superuomo di massa. Quindi la teoria di Eco in quegli anni era più o meno che se il romanzo d'appendice, eccetera, eccetera, riprendono una vecchia teoria di Gramsci del superuomo, quindi il superuomo viene da Dumas, da Nietzsche, mentre invece la televisione non ha niente a che vedere con questa questione del superomismo, bensì con la religione. Non ho mai capito bene cosa si dice. Mi chiedevo se la tua nozione di doxa, in qualche modo, insomma, la nozione di doxa che hai utilizzato, in qualche modo schiaccia questa posizione, che a me sembra un po' strano, perché appunto l'evenimento di cui lui parla è in qualche modo il personaggio televisivo, se vogliamo, mediatico. La questione del superuomo di massa è molto più complessa, perché ovviamente lui dice, come tutti ricordiamo, c'è il superuomo che, come dire, diversamente non c'è una classe popolare, non c'è il superuomo che dall'altro risolve le cosiddette contraddizioni sociali. Però a me questa nozione di doxa non mi convince molto, mi sembra un po' vecchiotta, non ho già accennato, perché parte dalla vecchissima idea che la cosiddetta massa ha una sola idea, non sia una doxa uniforme e condivisa generalmente, perché invece vuol dire da alcuni decenni a questa parte, come noi sappiamo che la società è alquanto più complessa, non si può parlare di una doxa, ma di una varietà di complessità, questa verificazione più varia. L'ultima domanda è il tentativo di Fabio Fazio di rifare il rischiaputo. Volevo sapere se vuoi rientrare nel dispositivo. Ma pensavo di sì, anzi forse vediamo cosa dice. Per quanto riguarda Paolo, molto rapidamente, forse, più che parlare di poesia, quindi riprendere lo spazio, c'è un poeta che ha scritto il testo, eccetera. Forse più vicino alle nostre cose potrebbe essere l'idea della poeticità, e quindi l'idea che lo spot può essere poetico, non perché si prende le parole di un poeta, ma perché utilizza, che ne so, per esempio, per spiegare cosa è bello, per esempio. Sì, visivamente e verbalmente, do la parola a però se non metti il lato sbagliato, la pubblicazione non è. Puoi anche far finta solo. Noi ci creiamo tante trasparenze. Smascimento, credo. No, comunque, volevo fare una domanda relativamente rapida sulla definizione di simbolo presa da San Bonaventura. No, nel senso che potrebbe essere interessante da estendere anche ad altri simboli, nel senso che se abbiamo il simbolo come sintesi di enunciati, questo forse lo possiamo trasferire proprio anche a
da una parte la croce, dall'altra la falce e il martello, cioè anche quei simboli che consideriamo tali perché motivati, no? In qualche modo richiamano, no? L'oggetto, eccetera, invece in questo caso potremmo dire no, anche in questo caso sono simboli che sono tali come segno di riconoscimento e come collazio, cioè quindi questa sostituzione tra, diciamo, altre concezioni di simboli, quella che tiene insieme indizio e collazio, può essere proprio funzionale anche per simboli non verbali, insomma. Grazie. E adesso sono fatti vostri riuscire a rispondere. Io la mia domanda l'ho fatto. Sono veloce. Anche perché mi pare che la domanda di Stefano e la prima domanda di Gianfranco abbastanza coincidano sul ruolo, allora, sul concetto di homo doxastibus, cioè che ho buttato giù io, ecco. Allora, da un punto di vista filologico è chiaro che in quel periodo c'è una componente adorniana o Adorno-Orcagnana che agisce su ego, e questa componente è quella appunto dell'appiattimento della cultura alta operata dalla cultura di massa e quindi dal processo, diciamo, di Middlebrow, di Kitsch, ed è l'eco, in cui eco introduce soprattutto, io credo, un elemento peculiare suo, che è basato sull'idea di ripetizione, cioè l'estetica della ripetizione. Per esempio nel saggio su Guida Pavone, sulla canzone, anche direi su quello sulla pubblicità. E questa componente ovviamente lavora in questo saggio, nel famoso saggio su Eco, lavora nel vedere appunto in Eco un tipo di divo allineato con questa componente mediocrizzante, potremmo dire. Ecco, usa una volta solo il termine banale, credo a proposito dei commenti che buongiorno fare alle domande, insomma. Quindi, invece, la componente, diciamo, critica è molto forte, e lo si vede perché almeno il 60% del saggio lavora sull'idea di cultura di Mai Buongiorno, non su Mai Buongiorno in sé, ma sull'idea di cultura di cui Mai Buongiorno, che è esattamente l'idea Kitsch che era attaccata, e su cui non mi soffermo. Quindi, diciamo, appunto, io accennavo un interesse di questo per una teoria del divismo che è stata poco sviluppata, perché in quegli anni invece la teoria del divismo, come dicevamo, lavorava più sull'idea della star, della idealizzazione, anche in chiave antropologica, o di una, appunto, di una elite senza potere, che è l'idea di Alberto. Una bellissima idea, peraltro. Sotto questo aspetto, e passo al secondo nodo, sotto questo aspetto l'idea di doxa, così come l'ho lavorata io, vuole esattamente scivolare da un'idea di doxa, diciamo così, che lavora sulla mediocritas, ad un'idea di doxa più, diciamo, movimentata, e più frammentata, ma anche più fluida. Non parlerei di una modalità fluida, ma parlerei di una modalità gel in questo periodo, che è un po' diverso. Comunque, sotto questo aspetto ho tirato in ballo questa teoria del simbolon. Perché? Perché questa idea di simbolon serve esattamente a stabilizzare una doxa fluida, una doxa mobile. Nel caso del simbolo apostolico, pericolosamente mobile, mentre invece, perché gli strascichi delle dispute trinitarie stavano causando delle divisioni profonde, dei movimenti
pericolosi. E, tra l'altro, questo provoca una scelta fondamentale della teologia occidentale, che abbandona, cioè il nucleo originale dell'annuncio evangelico non era il credo, non era il simbolo, era il kerygma, che era un racconto, sostanzialmente il racconto dell'ultima cena. Questa teologia, questo elemento che oggi la teologia narrativa continuamente vorrebbe recuperare, scompare a favore di una teologia sistematica basata su degli enunciati, che è quella che ci portiamo ancora avanti, la teologia occidentale. Che è questa. Questo ha chiaramente presuppone comunque una doxa sismica. Che va comunque in qualche modo controllata, che va controllata e va stabilizzata. Sotto questo aspetto, i processi di simbolizzazione sono dei processi di stabilizzazione doxastica. Cioè, per esempio, il celebrare, adesso oggi abbiamo il buongiorno, potremmo vedere come intorno ad alcuni noi, Alberto Sordi, no? Si stabilizza un'idea di commedia all'italiana, o di cinema, di un certo periodo, la stabilizzazione di queste idee passa attraverso questi processi. E questo in realtà mi porta anche all'ultimo snodo, che era il discorso Fabio Fazio, perché diciamo una delle tecniche di stabilizzazione è il reenactment, cioè come Muccino rifà i film della commedia all'italiana, che siano La cena, che siano Ce l'hanno tanto amato, e come appunto ci sono, così Fazio fa un reenactment dello schiavitù, che sta tra la celebrazione e la stabilizzazione di un meccanismo che però dimostra di non poter più funzionare, o di funzionare solo parzialmente, al limite un poco come in un'opera d'arte concettuale, più importante il gesto che il risultato. E il gesto, l'ultimo del gesto, è questo reenactment, che però è una tecnica che funziona, per esempio. Degli amici teorici che lavorano oggi facendo il reenactment dello strutturalismo degli anni 70. Per esempio, insieme studioso, Warren Buckland, prima di parlare, ha fatto un libro sul simbolo, sul simbolismo in Wes Anderson, in cui coscientemente fa un reenactment delle teorie strutturaliste rivistrossiane. Quindi fa una lettura rivistrossiana consapevole della sua inattualità, ma consapevole, io credo, poi, di questo gesto di stabilizzazione di una memoria, di un passato, attraverso appunto stavolta con una macchina di lettura dei simboli. Basta. Ne parleremo ancora. Allora, comincio dalla domanda iniziale. Che cosa può fare la semiotica? Può fare diverse cose. Innanzitutto, darei per scontato il fatto che è una retorica. Mi sembra ovvio. Qui stiamo parlando di Coca-Cola. Quindi è chiaro che le operazioni che... Cioè, questo lo do per scontato, il punto di partenza. Quello che mi interessa è vedere come si è trasformata nel corso del tempo questa retorica. Sbiancare i miti non è facile, come... uso l'espressione che hai proposto. Non è facile, lo dice già Barthes, oggi mi sembra ancora più complesso e penso che qui sia importante tirare fuori questo. Nel momento in cui ci troviamo di fronte a brand che hanno avuto legittime, fortissime critiche, tra queste c'è Coca-Cola e Nike ancora più veementi, e questi brand hanno una presa enorme non solo sul mercato, ma proprio sui principi, come dire, sui processi di credenza, soprattutto dei più giovani, nei loro confronti. Questo è un tema molto grande. Quello che noi possiamo fare, l'ho detto, sarebbe senz'altro fare un'analisi minuziosa delle varie forme di racconto del brand, mettendo in evidenza le strategie anche raffinate talvolta di retorica. Tu dici lo spot è fin troppo retorico, ma poniti nei confronti, cioè, prova ad assumere la prospettiva degli americani, che può essere estremamente lontana dalla nostra rispetto al modo in cui Coca-Cola costruisce quello spot. Di fondo, quello che a me sembra molto molto significativo è l'evoluzione dei discorsi di marca di molti brand iconici che cominciano a spingere moltissimo sul tasto della presa di posizione sociale e politica. E questo, secondo me, è un vero
come dire, è un vero fenomeno da affrontare in termini semiotici. Come fa Nike a risultare credibile quando coinvolge un giocatore della NFL licenziato, mai più assunto da nessun top team americano, per un gesto del tutto legittimo, protestare a fianco di Black Lives Matter? Eppure il modo in cui Nike prende posizione risulta, scusate se è spento, non so se scarico forse, ha avuto un enorme impatto. A maggior ragione dobbiamo spiegarlo, ok, però io penso che sia molto utile tenere conto anche di fenomeni come questo, l'attivismo dei brand. Cotter e Sarkar dicono una cosa molto importante, mi prendo pochissimi minuti per chiarire questo punto. Il punto non è semplicemente dire noi siamo a favore di Black Lives Matter, il punto è fare delle cose. Allora, un'altra domanda era proprio su questo, Ilaria. Che cosa fa Coca-Cola? Coca-Cola non ha mai realmente, a quanto mi risulta, preso posizione rispetto alle critiche legittime che vengono mosse contro il brand sul tema dell'obesità. E infatti, se noi andiamo a fare uno studio anche etnografico dei commenti generati dallo spot Open Like Never Before, la stragrande maggioranza dei commenti sono assolutamente negativi nei confronti del brand. E il tema, parlo di YouTube però, quindi non dei consumatori, di quelli che commentano. E il tema è: voi siete il brand che contribuisce all'obesità, soprattutto infantile, nel paese. E infatti Godre e Sarkar non annoverano Coca-Cola tra i brand che, come dire, sono adesso progressi. Nonostante Coca-Cola abbia investito una cifra enorme per sostenere le organizzazioni in prima linea contro il Covid, ma non contro l'obesità. E già questo è un aspetto per nulla banale. Quindi non è significativo per noi solamente ciò che il brand dice o ciò che il brand fa, anche ciò che non fa. E questa è una cosa che nella nostra prospettiva sicuramente è importante. Quindi la mia risposta alla tua domanda, certamente noi abbiamo il compito di svelare la complessità e la retorica che c'è dietro. Bisogna essere anche consapevoli del fatto che questi brand, come dire, sono estremamente sofisticati anche nel modo in cui rilanciano e rendono il discorso sempre più complesso. Tuttavia sta succedendo anche qualcosa. Nike è un brand considerato progressive perché ha cominciato realmente a sostenere dal punto di vista reale Black Lives Matter. Mercedes ha cambiato la livrea, è diventata nera da due anni. Hamilton è stato il primo pilota di Formula 1 a prendere in posizione apertamente a supporto di Black Lives Matter. Mercedes ha aperto una policy che va proprio nella direzione di rendere più inclusivo il team, cosa che prima non accadeva. Mercedes è un brand che sta andando in quella direzione, che non vuol dire che non sia un brand che usa la retorica, ma diciamo che c'è la tendenza forte di numerosi brand a cercare di risultare credibili non solo parlando ma anche facendo. Mi sembra interessante il caso di Coca-Cola, perché Coca-Cola è un brand che ancora questo non lo fa. Nonostante nella sua storia, come ho tentato di mettere in evidenza su temi come l'inclusione razziale, Coca-Cola sia stato un brand all'avanguardia. Tu dici del passato e hai ragione. Infatti quello che mi interessa mettere in evidenza è che la dimensione iconica di un brand implica dei momenti di ascesa e di crollo e di ripresa. Open certamente l'area rimanda al gesto di aprire, ma è interessante anche il fatto che viene recuperato un claim che Coca-Cola aveva mantenuto per molti anni e che era assolutamente lontano dalla dimensione sociale e politica. Il packaging ha un ruolo fondamentale e si vede nella slide in cui ho ricostruito, cioè, ho messo semplicemente in fila l'evoluzione del pack di Coca-Cola. E quella confezione è nata con quell'esigenza lì, cioè Coca-Cola è chiaro sin dall'inizio che deve risultare unico, non solo per la bevanda, che come sappiamo ha una formula che nessuno conosce, ma anche per la confezione. La questione di Stefano, sì, sono perfettamente d'accordo, si dovrebbe fare, si potrebbe fare un'analisi minuziosa, ma porterebbe via moltissimo tempo e qui per me avrebbe significato non riuscire a ricostruire alcuni pezzi dell'evoluzione della comunicazione in generale dei significati attribuiti a Coca-Cola. È interessantissimo se andiamo a rivedere lo spot di Greenpeace contro la plastica e l'inquinamento, non solo per la musica come dici tu, ma anche per il testo.
e per l'uso proprio dei pronomi personali, voi, noi, voi siete Coca-Cola, distruggete il nostro mondo. Ecco, lì è veramente interessante fare l'analisi anche delle strategie retoriche di rafforzamento del rapporto tra organizzazioni non governative e consumatori. L'evoluzione della storia di Coca-Cola è anche l'evoluzione della storia di Greenpeace. Come dire che la forza di un simbolo si misura anche in funzione della forza di chi quel simbolo lo contesta. Interessante sapere che la persona che è dietro l'uno e l'altro può anche coincidere, e come il caso come può essere il caso di Dario Lassol, con un approccio che a mio avviso vale la pena prendere in considerazione. Ronaldo e la Coca-Cola, certo, la forza del silenzio anche per Ronaldo e l'impatto enorme che ha avuto quel gesto, misurato e voluto davanti alle telecamere di tutto il mondo. C'è anche da dire che Coca-Cola ha avuto Ronaldo come testimonial. Questo è uscito fuori pochi giorni dopo, alimentando ulteriormente la polemica. Francesco, la tua è una domanda da cui sono partito io e vado verso la conclusione. Simbolo di che cosa? È un simbolo vuoto? Io non penso affatto che Coca-Cola sia un simbolo vuoto. Io penso che Coca-Cola sia un brand iconico nella misura in cui è un brand che ha modificato nel corso del tempo, ha trovato il modo di riconfigurare i significati attribuiti a una bevanda che nasceva per essere una bevanda con uno scopo funzionale. Era un energy drink dissetante, certamente nessuno metteva in evidenza l'impatto che aveva sull'organismo e la quantità smisurata di zuccheri. Coca-Cola, la storia di Coca-Cola è la storia dell'evoluzione dell'advertising e del tentativo di allineare, e dei fallimenti anche, oltre che dei successi, del tentare di allineare il racconto di marca ai cambiamenti sociali. Quello che a me colpisce, e penso che sia una cosa su cui vale la pena lavorare, è il fatto che questi brand ovviamente sono molto attenti a modificare il claim con cui sono identificati, just do it piuttosto che open like never before, ma c'è uno sforzo negli ultimi anni molto forte di rinegoziare in alcuni casi il significato legandolo a forme della protesta. Fino a qualche anno fa i brand iconici inevitabilmente lo sono tuttora, lo spot di Greenpeace per 2021 e di quest'anno, sono brand profondamente attaccati, e nel caso di Coca-Cola è ovvio che ci sono tutte le ragioni per farlo, ma è importante a mio avviso considerare l'evoluzione dei discorsi di marca nella direzione del brand activism. Certo che un conto è parlare e un conto è fare. La decisione di Nike è una decisione drastica, ed è: non possiamo parlare di Black Lives Matter risultati credibili se non supportiamo il movimento Black Lives Matter. Quindi la risposta è: quello movimento che va supportato dal punto di vista economico, ad esempio. Quello che io penso, nei prossimi anni assisteremo a forme sempre più interessanti e a mio avviso anche casi di analisi particolarmente stimolanti per la semiotica, perché il discorso politico, azione reale dei brand o in alcuni casi discorso di social commitment dei brand ma assenza di un impegno reale saranno sempre più frequenti. Quindi a mio avviso una semiotica del discorso pubblicitario, un generale discorso di marca, oggi non può che inevitabilmente essere anche una semiotica politica. Così come la politica, ormai nelle sue forme più avanzate, come ben sappiamo, è una macchina molto sofisticata di costruzione del discorso pubblicitario. Grazie a tutti. Ovviamente, diciamo, io ho proposto di venire per Forza Italia, era uno slogan piuttosto pubblicitario, diciamo. A proposito di questo, ovviamente ci sarebbe moltissima cosa da dire, ma siamo in ritardo esattamente di un'ora. Che cosa facciamo? Cioè, facciamo la pausa, non la facciamo? Cioè, in questo momento avremo una pausa, un po' più breve, che si fa? Ciao. Ok. Perché dovevamo fare il break alle 4:00.
Ma c'è una la mia.
Sì, chiamiamo così. Ogni parola poche parole. Allora chiediamo a tutti di prendere posizione, anche chi è fuori possibilmente, insomma. Esatto. Le precedenti relazioni ci hanno chiamato a una postura politica più forte, credo che quest'ultima sessione va in quella direzione, nel senso che parliamo di simboli strettamente legati alla politica, uno più anche, diciamo, una storia più lunga, un altro invece fortemente contemporaneo, però magari si scoprirà anche nella realtà, penso, magari questo è più contemporaneo, l'altro a fondo nel passato. Io mi taccio, do la parola con grande piacere a Juan Alonso, come sapete il suo simbolo su cui l'abbiamo sfidato, su cui lui gentilmente ha raccolto il guanto, c'è Guevara, a te Juan. Grazie Francesco, grazie a tutti, grazie soprattutto a Tiziana e a Gianfranco che avevano impresso seminario di Urbino e a Dario Francesco che mi ha invitato a partecipare una volta di nuovo a questo convegno, a questo colloquio sul simbolico. Quindi so che siamo molto male di tempo, io come sono un addetto del Baltasar Gracián, conceptualismo barocco spagnolo, che diceva quello che è buono sia breve, sia buono. Sia breve che molto buono, quindi sarò molto nella vita. Comunque avete visto il mio titolo, che è forse più lungo il titolo dell'intervento, cioè, ci sono di quelli che scrivono delle lettere, dicono la postdata più lunga della lettera, e un po' qua sarebbe il contrario, il titolo forse più lungo dell'intervento, anche se più piccolo di quello che l'altra volta che è ancora più lungo. Comunque dice efficacia simbolica del copricapo o piccola mitologia del maestro. Quindi di nuovo ero terrorizzato di lavorare sul simbolo, già la prima volta che avevo lavorato sull'albero di Guernica, Guernica Coarbola, ero già terrorizzato di questo, mi c'è arrivare di più, perché almeno sull'albero di Guernica non conoscete niente, poca cosa, ma succede, lo sapete già tutti, quindi almeno in quel caso giocavo locale, non potevo fare un po' una cosa un po' particolare, folclorica, ma questa figura internazionale e internazionalista della rivoluzione internazionale, quindi è che è molto conosciuta, quindi cosa dire di sensato che non sia già stato, anche di sensato che non sia stato già detto su di lui, figura ecco, simbolica e mitica da dopo 60 anni. Cioè. Quindi mi sono detto, farò come per la prima volta, parlerò di quello che sono, quindi delle cose basiche. Allora parlerò, come avete visto nel titolo, di basco.
E ho scoperto una cosa stranissima, mi sono accorto, non sapevo che i crani potevano diventare più grandi o più piccoli, mi sono messo e ho detto, guarda, è troppo piccolo, questo è successo con la mia testa. Comunque, parlerò un po' del Vasco e quindi un po' come sai con quella frase che abbiamo sentito tutti, che dicevano di Roman Jacobson che parlava non so quante lingue, ma tutti in russo, ha sempre detto le cose basche. Quindi perché parlare del basco, cioè, forse non vietato, cose non c'è, ma perché penso che contribuisce alla costituzione di questo personaggio e questo simbolo, questo mito degli ultimi, soprattutto della fine degli anni, cioè l'ultima parte del secolo scorso. Quindi non farò, cioè, prima Francesco diceva, forse qua ci parlerà un po' di come i miti vivono, nascono e muoiono, non parlerò veramente di questa genealogia del Che Guevara, che forse è vero che non è più quello che era una volta, comunque non ne parlerò veramente di quello. Vorrei continuare a riflettere ancora sul simbolico e concretamente su questa figura di Che Guevara, piuttosto sul suo significato, piuttosto sulla sua efficacità o anche sulla sua persistenza e sulle ragioni di perché che c'è in questo personaggio che fa il Vinci. Cioè, l'idea è semplice, quella di cercare di capire come mai questa figura e le sue tantissime immagini hanno avuto questa forza, questa intensità e questa durata, questa estensione così importante. Cioè, perché si ritrova nelle magliette, nelle stanze degli adolescenti, dappertutto, eccetera. Quindi, che c'è in questo personaggio, nelle sue rappresentazioni, che ne fa un elemento semiotico così ricco, così potente, di una vita così lunga, riprodotto dappertutto, da tutti. Cioè, non è una questione neanche politica, in contesti molto diversi, simbolo di cosa? Di rivoluzione, di gioventù, di internazionalismo politico, di morale rivoluzionaria, eccetera. Ma veniamo al Vasco. Ricordo, conoscete tutti questi articoli, questi due articoli fatti da Fabri sul Cappello, e dice Fabri, il Cappello esemplifica i tratti di stato di chi lo indossa, connota la sua singolarità nel porto e nell'uso, cioè il Vasco, voi non lo sapete, ma il Vasco è una cosa codificatissima, cioè, questo è il Vasco popolare, se tu metti uno blu marino, puoi dire che sei nazionalista, ma è destro, è un po' borghese. Se metti uno rosso, vuol dire che sei un folclorico o che sei un reazionario. Quindi non potete portare altro che un basco nero. E poi anche il modo di portarlo, eccetera. Quindi dice molte cose. E dice Fabri ancora che è un dispositivo, non il basco, il cappello, espressivo di relazioni interattive. Poiché l'abito fa il monaco, continua, in questo caso sarebbe un cappuccio, ed entra in tutte le alchimie identitarie dei caratteri individuali e collettivi, il copricapo diventa segno della sua funzione, il rompicapo semantico sociale. Ci ricorda anche infatti che c'è una morfologia, io direi una semantica del cappello, un modo di applicazione, dice, io direi una sintassi, cioè un modo di, giustamente, di metterlo, eccetera. Anche il colore può diventare, come dicevo prima, può diventare enfasi, selitote, eccetera. Quindi il basco del cielo è una bella figura semiotica per analizzare la forza simbolica di questo personaggio del cielo, trarre dal basco, ma non parlerò soltanto dal basco, ma il basco mi sembra che sia la porta di entrata. Il Vasco, questo Vasco è diventato, anche come il sigaro di Fidel Castro, mi ricordo, avevo un amico che era un po' matto, era andato a Cuba
e aveva, diceva che il momento più bello della sua vita era Cuba, guardava la televisione, fumava un sigaro, beveva dei chili, mentre guardava in televisione Fidel Castro fare un discorso di 6 ore. Cioè, questo è stato il grande momento della mia vita. Quindi il basco del Che, come il sigaro di Fidel, che diventa una sorta di sinecdoche del Che e di tutti i rivoluzionari cubani in generale. Cioè, forse ci sarebbero tante cose, non entro a dire cosa vuol dire questo basco del Che o degli altri rivoluzionari, ma quello che ritengo soltanto è una cosa che mi servirà di base dopo per l'analisi e che ha a che vedere con quelle morfologie o semantiche e applicazioni sintassi della quale parlavamo. Prima di venire l'idea che questo oggetto funziona come altri oggetti semiotici, c'è come un lessema concentrato, nel quale c'è un vero discorso, che come tutti gli lessemi che ci avevamo mostrato Remasco, che aveva fatto un'analisi della collera, che sotto c'è tutta una struttura narrativa discorsiva. E quindi questo basco, quello che c'è, non è soltanto, diciamo, questa figura iconica, questa figura puramente lessematica, se vogliamo, è un velo condensato, e quindi sotto questa forma sintica c'è una forma di estensione narrativa discorsiva. Per me la particolarità del basco del Che e la sua posizione particolare, ricordate, non abbiamo bisogno di guardare l'immagine del Che, tutti l'avete in testa, è quella del cappello, cioè il basco tirato indietro. Come sapete, il cappello, il basco non si porta così in genere, cioè, almeno dai basco, dai contadini in generale, si porta così, un po' di lato, se sei di Bilbao, se sei di San Sebastiano, che sono più fighetti, li portano più a sinistra, quindi che sono meno popolari, quindi non lo mettono blu marino, lo mettono al nero, ma lo mettono un po' a sinistra per dire che non sono dei veri contadini e che non sono così popolari, operai, proletari come quelli di Bilbao. Comunque, il gesto di Cosmo, di Che Guevara, è quello di tirarlo indietro. Allora, questa posizione non è una posizione puramente, diciamo, iconica e semantica. È veramente il prodotto di una forma discorsiva. Quello di tirarlo indietro è una sorta di operazione di negazione della posizione classica del basco. Cioè, il basco davanti, perché il basco davanti è questo indietro. Senza negare che forse c'è una ragione funzionale a questo fatto di portarlo così indietro, non so, forse per vedere meglio l'enemico, no, non lo so. C'è questo gesto di tirarlo indietro, cioè mi sembra qualcosa di interessante, che il prodotto di un rovesciamento di una regola. Per me quella è l'idea della forza dell'immagine del cielo. E ci fa pensare un po', secondo me, all'idea forse vecchia, diceva Ruggero, del mito di Mistrosiano, quando parla, che è stato ripreso nel libro sulle maschere, quando dice un visage, lo leggo, ce l'ho in francese, scusate, non ho fatto in tempo di tradurlo, un visage dal punto di vista antico, un mito naquire un sens, qui fa replacé dans le groupe de se transformer. Cioè, il basco, il modo di portare il basco del Che, non è la sua importanza semantica, non in quella posizione, ma nel fatto che è la traccia di un rovesciamento, di una trasformazione. La trasformazione è questo gesto di negare la posizione. Quindi, senza voler entrare nella significazione di questa operazione di negazione o di rovesciamento, quello che mi sembra interessante è proprio la costruzione di questa posizione. All'interno comunque di un fondo comune plastico e morfologico comune, tematico comune. È sempre il basco nero del contadino, il classico del contadino, quello del Che. Quindi dell'universo popolare. Ma con questo gesto verso l'alto e indietro si nega forse, che ne so, la spiegazione. Comunque, ma quello che mi importa non è tanto la dimensione semantica, ma come l'opposizione, ma comunque cerco di avanzare forse un'idea della significazione, che forse è una negazione della sottomissione
che la posizione, diciamo, del basso verso il basso obbliga a abbassare gli occhi. Comunque non è tanto questa interpretazione che mi interessa, cioè dei valori di ogni termine di posizione, ma il gesto di trasformazione e di ribaltamento, quindi di produzione di una posizione. Quindi la mia ipotesi per cercare di capire la forza simbolica della figura dell'immagine del Che e anche per estensione di altri rivoluzionari cubani, anche se lui è una figura che si distacca da tutte le altre, si distingue tantissimo dalle altre, è che questo il rivoluzionario argentino incarna, cioè, è caricato di un insieme di piccole mitologie che contribuiscono a fare di lui questo simbolo, questa icona che va al di là del suo posto nella storia della rivoluzione degli anni 60 e dell'anticolonialismo, eccetera. Quindi lo scopo del mito, di questo mito, sarebbe quello di fornire un modello logico per risolvere una contraddizione. Così semplice. Riprendo un po', come sapete, le idee di Strauss, quando dice, quando fa l'analisi di questo mito di Edipo, non vero Edipo, ma nel mondo indiano, che dice che risolve le contraddizioni insormontabili tra constatazione empirica che un individuo possa nascere nell'unione di un uomo e di una donna e la credenza socialmente imposta dell'autonomia dell'uomo, cioè la sua nascita nella terra. Quindi l'idea è questa qua, il pensiero, cioè la figura del Che incarna, è una forma mitica che cerca di risolvere delle contraddizioni, che mette davanti delle contraddizioni e che lui le risolve, cioè, in certa misura. Quindi avete capito l'idea semplice di base del mio argomento, è anche quella che la potenza simbolica del Che viene proprio dal fatto che riesce a costruire delle piccole mitologie e a risolvere le loro posizioni. Lui fa col basso emergere questa contraddizione fra mondo contadino, quindi popolare e sottomesso, con un mondo che si alza, che contesta e che nega. In questo senso il Che riesce a far coabitare delle posizioni semantiche opposte, a cominciare per quella del suo basso, che sebbene tutti gli altri guerriglieri lo portavano, lo identifica nella sua irregolarità come guerriglieri. Cioè, il basco era già un cappello dei membri dell'armata, sapete, cioè, ci sono i paracadutisti, eccetera, che lo portavano. E questa mi sembra già interessante, che veramente il copricapo, di quelli che nelle armate agiscono di modo regolare. Sono i comandi speciali che non seguono le regole classiche dell'armata, della gerarchia, eccetera. Sono quelli che sono un po' a parte delle armate. Quindi c'è già una dimensione in questi gruppi che portano il basco nelle armate di essere un po', sono nella regolazione classica delle armate, ma sono già irregolari. Quindi sono dei soldati, ma che non sono veramente sotto la disciplina dell'esercito, fanno il loro mestiere al loro modo. E quindi lui, gli altri rivoluzionari, porteranno più all'estremo questa posizione di essere, cioè nel mondo, diciamo, delle armate, ma facendolo in modo regolare. Quindi, una prima piccola mitologia, una cultura contadina, quindi operaia, ma alla quale si oppone l'idea di un combattente rivoluzionario. La seconda mitologia, di essere in un corpo militare, quindi ordine, regime gerarchico, regolarità, eccetera, versus guerriglia, cioè battaglie e armi regolari. Cioè, un esercito, ma senza la sua rigidità. Queste sarebbe soltanto le prime, per me, di molte altre mitologie che il Che ha personificato, che vorrei esplorare velocemente con voi, e che fanno di lui questa figura che ha avuto un successo straordinario, perché riusciva a risolvere tante contraddizioni. E questo mi sembra
molto importante il fatto di averle tenute sempre vive, cioè in una tensione mai risolta, cioè, senza mai fare sparire uno degli elementi della contraddizione. Sono sempre lì, no? Cioè di aver sempre mantenuto la sua struttura mitologica, cioè come dire, in vibrazione, sempre lì, fino alla fine. Ecco proprio perché c'è l'incarnazione di una mitologia come contraddizione. Ma queste due che ho detto, quella del Pasco come mondo contadino, un mondo rivoluzionario, un mondo dell'esercito, un mondo delle armate regolari, sono soltanto due delle altre che mi sembrano, almeno che per me sono così, forse adesso le dirò, forse per voi non è così, ma per me. Un'altra mitologia che mi pare che è fondamentale per il Che Guevara è il fatto che il suo probabilmente più grande gesto è quello di aver conquistato il potere e di averlo lasciato subito per continuare la guerra rivoluzionaria. Quindi è un uomo di potere politico, ma allo stesso tempo un uomo di combattimento di guerriglia e quindi di negazione del potere politico burocratico. Cioè, e allo stesso tempo uno militare e civile, uomo politico e negazione dell'uomo politico, quindi uomo di azione, perché lui potrebbe, come Fidel, una volta il programma narrativo finito, risolto, cioè, non aveva più bisogno di mantenere le contraddizioni. Quindi se lui se fosse fermato a diventare uomo politico come Fidel, come mito avrebbe sparito. Quella è la mia idea semplice. Quindi di mettere assieme, di far condividere questa idea di uomo di potere, ma allo stesso tempo di insurrezione, che è una cosa particolare. Non ci sono tante immagini, cioè, di conquista e gestione del potere, allo stesso tempo dire cose di insurrezione, di continuare con l'insurrezione. Quindi un'altra mi sembra la cosa che distingue il CE da tutti gli altri rivoluzionari e che fa di lui questa figura eccezionale è quello che sappiamo tutti sull'internazionalismo. Cioè, lui è un argentino, non un cubano. E quindi uno è straniero che è completamente identificato con Cuba, ma allo stesso tempo non è cubano. Cioè, è cubano, ma internazionalista. Fidel, una volta che ha vinto, è finito. Cuba e basta. Lui la rivoluzione internazionale non ne fregava più niente. Lui aveva fatto il suo lavoro che era Cuba, poi ha finito, e il CE no. Il CE era Cuba, certo, ma allo stesso tempo internazionalista. Per me c'è ancora un'altra mitologia che mi sembra importante. Col suo stile guerriero, incarna per eccellenza la figura, diciamo, della mascolinità assoluta. Ma se guardiamo un po' bene le sue immagini, le avete in testa tutti, per me la sua mascolinità non è per niente quella di Fidel. Guardate le loro barbe, non sono mica le stesse. Fidel ha una barba bellissima, intera, perfetta. Il CE no, ha una barba da adolescente, una barba con dei buchi. C'è qualcosa che nega questa mascolinità in. Difatti, quando si vede il CE con uno sigaro, non ha la stessa, non è come dire, non è come Fidel con uno sigaro, è un po', dice, non ti va questo sigaro come ti va a Fidel. Perché? Cioè, perché c'è come una contraddizione in lui con chi va qualcosa, chi va contro questa mascolinità, ma che in realtà è anche messa avanti. Quindi per me c'è, certo c'è la rudezza maschile del militare, eccetera, ma c'è una certa finezza, come dire, dolcezza quasi femminile dal CE. Forse stato, io non lo credo. Credo che c'è qualcosa in lui che non c'è negli altri. Quindi dicevo questa, le barbe, eccetera, ma anche lo stile, il modo di muoversi, tutto molto diverso. C'è qua, ecco, c'è una sorta di, come dire, di dolcezza, che è interessante anche per un militare che, cioè, un militare dolce, quello non lo si è mai visto. Invece lui c'è questo. E poi anche questa cosa, questa barba non finita, fa di lui quasi un bambino, cioè non un bambino, ma un adolescente.
non ancora questo uomo che conquista il potere, no? Quindi penso che tutte queste piccole mitologie hanno contribuito a farlo diventare questo mito, questo grande simbolo. Ma la cosa è il simbolo di cosa? Forse di una sorta di gioventù eterna, certamente. Ma perché? Ebbene, questa mia ipotesi finale, praticamente, perché giustamente non ha avuto il tempo di risolvere queste contraddizioni viventi, perché è molto giovane. E quindi le contraddizioni sono sempre rimaste lì, come dicevo prima, in vibrazione. Quindi la sua morte prematura ha lasciato per sempre tutte queste contraddizioni vive per sempre. Pensavo a un'altra figura mitica anche di quegli anni, che è un po' legata spesso, quella di Einstein, la figura di Einstein. Perché anche lui incarna questa immagine? Che ci fa pensare, cioè, spesso si vede nelle stanze degli adolescenti, c'è Einstein che tira la lingua fuori. Perché? Perché anche lui incarna una piccola mitologia e che l'ha mantenuto sempre fino alla fine, fino alla sua vecchiaia e alla sua morte. Cioè, quello classico, il scienziato, ma fuori. Cioè, razionalità assoluta e razionalità totale. Vecchio ma ragazzino, facendo le cazzate come fanno i ragazzini. E quindi quello è questa cosa qua di far mantenere fino alla fine le contraddizioni visibili e vive, che fa di lui anche un mito. Allora mi avvio verso una conclusione sicuramente un po' banale. Se il cielo rappresenta o ha rappresentato un simbolo, un mito per molte persone, soprattutto per i giovani, è proprio per quello, perché personifica il mito della gioventù, le quali qualità è proprio quella di far vivere le contraddizioni. Io mi ricordo che mio figlio diceva che voleva essere poeta e chimico. Cioè, non è un poeta, sei poeta, sei chimico, ma è un po' difficile. E quindi l'ipotesi mia, terribile forse, è che l'invecchiare, quando si invecchia, fa sparire le contraddizioni. E che la gioventù è questo qua, cioè mantenere delle forme di contraddizione, e che quando il tempo passa bisogna scegliere. Puoi essere poeta o chimico, e devi scegliere. Ci sono delle persone che o bene muoiono molto giovani e quindi non hanno vissuto questo percorso narrativo di fare sparire uno dei termini dell'opposizione, perché bisogna scegliere, perché è impossibile vivere in vibrazione sempre, o come certi personaggi come Einstein, eccezionali, che riescono ad andare fino alla fine con questa contraddizione. Mi ricordavo prima, non so perché, forse perché ho letto qualche altro giorno, qualcosa che vi diventa di moda Lady. Interessa molto, l'ho letto l'altro giorno sulle monde, che ridiventa di moda, che interessa molto ai giovani. Ma ricordate l'ADD? L'ADD ha avuto la fortuna di morire piuttosto giovane, e lei incarnava veramente queste contraddizioni. Sempre vi ricordate, no? Come aveva detto, come si chiama? Tony Blair, la princesa del popolo. Cioè, non è princesa del popolo, una o l'altra. Cioè. E poi ricordate come questo personaggio sempre di una solitudine assoluta e sempre fra migliaia di persone allo stesso tempo. Lei ha avuto la fortuna di morire giovane, piuttosto giovane, e quindi di poter mantenere questa cosa qua. Voi immaginate fra 20 anni cosa sarebbe diventata questa donna. Tutte queste contraddizioni sicuramente sarebbero sparite, quindi sarebbe diventata un personaggio senza interesse. Quindi la mia ipotesi è che lei è morta lì, non è morta in un accidente sotto questo ponte a Parigi, ma è morta da questa contraddizione, che non ha saputo gestirla come Einstein. Quindi la gioventù questa qua, c'è chi l'ipotesi di semplice, cioè che la vita risolve le contraddizioni perché obbliga a disfarsi in genere uno degli elementi della composizione. Bisogna scegliere fra uno o l'altro, e quello è proprio invecchiare. E quindi questo, il Cese sarebbe questo mito, giustamente perché ha riuscito tutta la sua vita attraverso delle categorie semantiche diverse a mantenere questa composizione. Poi cosa sarebbe successo?
successo se avesse vissuto fino a poco tempo fa come Fidel, non possiamo saperlo, ma possiamo cercare di fare una petite, una piccola che dà anche spenta a immaginare James Dean e il celebrare. Grazie. Grazie mille Juan, grazie anche perché, come avevi promesso, sei stato conciso e ci dai dunque qualche minuto in più, che questa fase è di grande importanza. Dunque chiamo subito Paolo De Muro, che, come abbiamo fatto per tutta la giornata, rinviamo le domande che sicuramente, le considerazioni che sicuramente ci sono anche per Juan al dibattito finale. Paolo De Muro, che invece ci porta in un simbolo nuovissimo che è la Q di Quanon e dunque nel populismo contemporaneo. Ovviamente sono attenuto alla regola che abbiamo seguito, insomma siamo fra colleghi e amici e amiche e colleghe, quindi non sto presentando i singoli, insomma i loro percorsi che sono ben noti. A te la parola, Paolo. Grazie, chiaramente. Grazie a Francesco, Dario, Gianfranco, a tutti gli organizzatori del convegno. È davvero un piacere essere qui, ancora posso leale, non ci credo. Per me, insomma, venuto così tanto da lontano, ha un valore ancora più speciale, direi quasi simbolico. Ma non perdo altro tempo e passo subito a parlare del mio tema di studio. Per quello che ho capito, in realtà sono stato l'unico a disobbedire, perché... No. Mi ha fatto una proposta, poi ho detto, ma forse non è molto attuale per un titolo come dei simboli d'oggi, però... No, ci sono stati, che abbiamo negoziato, dai, Era giusto un aneddoto, carino, ma insomma, ho voluto appunto concentrarmi su un simbolo molto attuale, che è la Q di QAnon. Non so se penso insomma tutti voi ne abbiate già un po' sentito parlare, ma comunque per un modo di raccontarmi un po' la storia in profondità. Credo che questa sia una delle immagini che abbia un po' segnato di tutto il 2021, l'immagine del 6 gennaio di quest'anno, che ritrae l'invasione del Campidoglio a Washington negli Stati Uniti. Credo che insomma, tutti voi sappiate di cosa sto parlando adesso. Abbiate un po' in mente tutte queste scene, insomma, se ne è parlato tantissimo, ha segnato davvero non solo l'inizio dell'anno, ma anche un po' tutti gli sviluppi successivi in un certo senso. Della politica americana, ma non solo. In questo marasma di gente, bandiere, eccetera, appare e apparsa anche la Q, una Q, insomma, qui ce n'è una, ma ce n'erano anche molte altre. L'ho voluta insomma inserire qui, un po' confusa in mezzo a tutte queste altre bandiere, come dicevo, emblemi, corpi, eccetera, perché si tratta infatti di un simbolo tra tanti, e questo è un punto, diciamo, abbastanza cruciale della mia relazione. Appare la Q, e questa Q, dicevo, appare insieme anche ad altri simboli. Questo signore qui, che forse vi ricordate, che si è fatto definire, è stato anche definito dai media non americani, ma anche internazionali, lo sciamano di QAnon, si faceva chiamare Jake Angeli, in realtà il suo nome è un altro, ha tatuati sul proprio corpo una serie di altri simboli, tra cui il Bahamut, il martello di Thor, che oggi abbiamo scoperto con Tarcisio una croce, in realtà ci torneremo più tardi anche su tutte queste cose. Insomma, a partire da queste premesse, mi chiedo, come si è arrivati fin qui? Cioè, come si è arrivati a quell'invasione del Campidoglio, con tutta quella veemenza, con tutta quella forza? Che cosa c'entra la Q? Qual è il ruolo di questa lettera che ha ricoperto ed è arrivata, è stata assurda a simbolo negli ultimi anni? Questa è una delle ipotesi, non solo mia, insomma, l'hanno detto in molti, degli anni del trumpismo, anche insomma di un certo stile
si è definito populista, insomma, si potrebbe definire anche in altri modi di fare politica in questi anni. E poi che cosa tutto c'entra, insomma, anche questi altri simboli, che cosa tutto ci può dire tutta questa storia, la storia di Chiuvole, della relazione con tutti gli altri simboli che abbiamo iniziato a intravedere, bandiere, eccetera, sul simbolo e sul modo di trattare semanticamente il simbolo, perché no, ancora più in dettaglio, i simboli di oggi. E qui anticipo due punti, che sono due punti teorici che sono stati discussi molto, insomma, questo è un po' il vantaggio e lo svantaggio di parlare per ultimo, ma mi fa piacere perché come dire, un po' un senso di comunità, condividiamo abbastanza premesse, presupposti, anche, forse anche qualche conclusione con qualche sfumatura. Comunque riprendo anch'io queste due questioni e riprenderò nel corso della relazione queste due questioni che sono emerse più volte nelle relazioni degli altri che mi hanno preceduto. Quindi il simbolo come un modo di produzione di senso, e qui parlo in particolar modo in modo che è capace di catalizzare e condensare allo stesso tempo contenuti vari o disparati, che hanno a fare riferimento a Eco, non mi soffermo ulteriormente, visto che è stato parlato, si è parlato parecchio. E secondo punto, il simbolo come forza, qui riferimento a Turner, catalizzatrice e anche canalizzatrice di azioni e passioni. Cioè il simbolo come un oggetto semiotico che è ha una dimensione pragmatica, passionale, estetica, oltre che cognitiva, diciamo, che è fondamentale per la costruzione delle identità collettive. Qui, insomma, tutta la dimensione pragmatica, come parlava Francesco nella sua introduzione all'inizio, la necessità, come ha mostrato anche Tazza, ma prima, ma anche Paolo, proprio poco fa, eccetera, di osservare il simbolo in un contesto socio-semiotico, a partire da un punto di vista socio-semiotico, semiotico-culturale, che credo debba essere un nostro dovere oggi più che mai. Allora, cerchiamo un po' di ricostruire velocemente la storia, diciamo, di questa lettera, di questo simbolo. Il 6 settembre del 2017, ad una cena tenutasi alla Casa Bianca con le altre sfere dell'esercito, delle forze armate statunitensi, Trump dice questa cosa che poi finirà subito su 4chan con un titolo omonimo, una thread che poi verrà intitolata omonimamente. Calm before the storm, mentre posa per una foto, dice assolutamente fuori contesto, ma forse sarà la calma prima della tempesta. Parte subito questo trend, immediatamente i giornalisti gli chiedono a cosa si riferiva, lui non dice niente, non risponde, risponde molto vagamente, se si riferiva all'Afghanistan, all'Iraq, all'ISIS, alla Russia, lui non allude a niente in particolare, ma a qualcosa di molto vago. E il 28 ottobre 2017, proprio in questa trend 4chan, viene pubblicato il primo post di Q, o meglio di Q Clarence Patriot, così si firmava questo anonimo su 4chan, insomma questi for social un po' più, diciamo, estremisti, che sono tutti anonimi, che diceva questo: questa tradizione di estradizione di Hillary Clinton, già vale da ieri in diversi paesi in caso di fuga oltre confine, blocco del passaporto, eccetera. USA condonando l'operazione della Guardia Nazionale si attiva, individuare un membro della Guardia Nazionale e chiedere se è stata attivata il servizio nella maggiore parte delle grandi città. Insomma, profetizzava l'estradizione di Hillary Clinton, che ovviamente non è avvenuta, e questa sarebbe stata la prima in realtà di una serie di profezie che non si sarebbero mai realizzate. Cioè, questa tempesta a cui si riferiva anche Trump, che poi Q nei suoi post ha sempre in qualche modo profetizzato, come dicevo, non si è mai arrivato. Questo è un punto che secondo me è fondamentale. Ma ci tornerò, osserviamo un po' con la storia. La Q Clarence, per chi non lo sapesse, era, diceva lui, era la licenza di accesso a informazioni segrete di Stato, per cui era un personaggio che si diceva molto vicino all'amministrazione Trump, proprio molto vicino a Trump in particolare, proprio perché aveva accesso a tutte queste
insomma, file cartelle top secret. In realtà non è veramente tutto questo, ma il Clemens è un accesso o un password, insomma, per permesso del Dipartimento del Premio per la sicurezza delle centrali nucleari degli Stati Uniti a questo, però lui diceva che dà un accesso a tutti i segreti di Stato nei suoi posti. Gli utenti credevano, insomma, che tutto questo fosse vero. C'è stato addirittura, questo è un aneddoto, non so se ne avete sentito parlare, chi pensava che in realtà tutta questa storia fosse uno scherzo, una bulla del booming del vecchio collettivo Luther Blissett, che i nostri amici bolognesi forse insomma conoscono meglio. In realtà poi anche loro hanno smentito, hanno detto potrebbe essere stata all'inizio una burla, uno scherzo, una insomma, presa per i fondelli dell'alt-right americana, però poi comunque è scappata di mano ed è purtroppo anche diciamo continuata, infatti che poi siamo arrivati all'invasione del campo di luglio. Nel frattempo Q continua a dispensare delle briciole, diceva lui, pure delle gocce, proprio dicevano in inglese. E a partire da queste gocce, come quella di quel post che vi ho fatto vedere prima su Hillary Clinton, iniziano a sorgere una comunità di fornai, si definiscono così, bakers, che raccolgono tutte queste briciole e mettono nella semina un impasto, dopo penso alla relazione di Laria, oggi cioè anche qui c'è il pane che ritorna in tutti altri contesti, però insomma non mi sembra molto, molto significativa questa cosa. È interessante anche dal punto di vista di un'articolazione, della costruzione di una rete di simboli, dell'immaginario che tutti questi oggetti semiotici, di cui questi oggetti semiotici si fanno carico. Ebbene, cosa diceva Q e cosa dicevano i suoi seguaci? Che fondamentalmente Trump aveva risposto nel 2015 a una chiamata del Pentagono per capeggiare un conflitto contro i cosiddetti poteri forti del Deep State, che non erano nient'altro che una setta, questo termine, di pedosatanisti che da decenni governavano brutalmente l'USA e il mondo. La Cabal è chiaramente un termine che in italiano si potrebbe tradurre come cricca, insomma, alcuni ci hanno riflettuto un po', ma che rimanda molto all'idea del sapere, soprattutto del potere segreto ebraico, quindi c'è un antisemitismo velato, insomma, non è un caso che in inglese si sia scelto di usare questo termine. E iniziano qui ad emergere dunque una prima serie di significati simbolici che, come ci ricordavi anche tu, Francesco, prima, si manifestano in primo luogo come delle opposizioni, cioè dunque la lotta del bene verso il male, cioè Q e tutti i seguaci di Q come ovviamente detentori del bene contro il male, la resistenza contro i poteri forti e così via. La Cabala aveva preso il potere secondo le narrazioni di più di seguaci di QAnon negli USA dopo l'uccisione di John Fitzgerald Kennedy. Allora aveva preso in mano appunto il Deep State, tranne però le forze armate che erano ancora dalla parte del popolo. E mentre la Cabal erano tra gli altri Barack Obama, Michelle Obama, Tom Hanks, Marina Abramovic, Celine Dion, Oprah Winfrey, Beyoncé, chiaramente, e George Soros, anche qui insomma il ritorno sull'antisemitismo. Ci sarebbero anche tanti altri, ma insomma questi sono quelli un po' più, capisco cosa ci fa Celine Dion effettivamente, poi, insomma, tutti loro erano accusati, si pensava, perpetrassero stupri, riti satanici, vampirismo, cannibalismo, per quello anche rimane la Fumini, perché il Luther Blissett Project aveva un po' lavorato sulla storia dei bambini di Satana, tempo fa a Bologna, negli anni 90, ma insomma poi ne possiamo parlare anche in altri momenti di tutte queste cose, insomma, questi rimandi intertestuali, interdiscorsivi. Tutti questi rituali venivano fatti per avere accesso a una sostanza che si chiama adrenocromo, che risiede nelle vene, nel sangue dei bambini. Per sviluppare, i bambini devono essere, secondo tutte queste narrazioni, soggetti a stress, quindi più soggetti a stress sono, più sviluppano il corpo, quindi per quello tutti questi riti satanici, insomma, con bambini, pedofilia, satanismo, eccetera. Tutto questo ha dei grandi echi nella cultura pop del Novecento, come per
passi ci sono nella letteratura, come quello di Hunter Thompson, Paura di Las Vegas, di cui è stato filmato un film anonimo da parte di Terry Gilliam, in cui uno dei protagonisti, il dottor Gonzo, mostra l'adrenocromo, fa vedere l'adrenocromo a un suo amico Raoul Duke, che gli dice che confronta la mescalina e un gingerino. Me l'ha fatto vedere, me ne ha parlato per la prima volta, un freak satanista. In realtà, quando Thompson scrive queste cose, si sta prendendo un gioco dell'isteria che era seguita in USA ai delitti della family di Manson, insomma, e altre cose. Tutto questo ricorda, mi ha fatto ricordare delle vecchie, insomma, storie su antisemite, sugli ebrei, come insomma, per i satanisti, e tra cui la cosa del sangue sorta nell'undicesimo secolo, insomma, che diceva che appunto facessero, si provissero per compiere delitti per i satanisti, in modo da usare il sangue dei bambini ad altri scopi, anche tra le altre cose alimentari. Quindi, seguendo con questa storia, salto un po', all'inizio del 2018 si passa da 4chan a 8chan per un documentario su HBO su tutta questa vicenda. La teoria di Kevin passa anche sui social più mainstream come Facebook, Twitter e Reddit. Il 7 aprile del 2018 c'è la prima manifestazione in vivo a Washington. Il 15 giugno, questo è interessante, ci riguarda un po' da vicino, per una di quelle due questioni a cui mi riferivo all'inizio, un tale Matthew Bright blocca una diga Hoover, Nevada, dove c'era un ponte, armato, e dice di essere in missione per chi mandano anche l'obiettivo di obbligare il FBI a rilasciare il rapporto sulle eventi di Hillary Clinton. Non so se vi ricordate la storia delle mail di Hillary, insomma, durante la campagna elettorale del 2016. A marzo del 2019, è importante questo, c'è un libro che si chiama QAnon, An Invitation to the Great Awakening, che scala tutte le classifiche di Amazon, e successivamente ne seguono anche molti altri, tra cui il fenomeno QAnon, un rapporto dettagliato sulla tempesta che sta per distruggere lo Stato profondo, che complotta contro gli Stati Uniti e sul grande risveglio che farà di nuovo grande l'America, la guida completa QAnon, QAnon assoluto analizzato, con un resoconto di prima mano sul presente. Della cava e così via, insomma, anche leggere la Bibbia con più una meditazione e speranza per l'epoca dei grandi risvegli. E questo è un tema interessante che ci fa, che apre un po' tutte le connessioni che voglio districare in questa relazione. Nel 2019, Anthony Comello uccide Francali della famiglia Campino, in anni legati, insomma, a la mafia newyorkese, diciamo così, perché è ossessionato da Crew, credeva che Cali fosse un membro chiave del Deep State, e per cui insomma, ha pensato bene di ucciderlo e di farlo fuori. E mentre viene interrogato, mostra la mano, sul nome della mano ha proprio il simbolo della Q, con un riferimento preciso a quello che vi ho appena detto. Vabbè, questo ci interessa perché ci fa capire perché sia quel caso del blocco della diga, del ponte sulla diga Hoover, sia in questo caso in quanto simbolo, inizia a surgere a quanto simbolo, insomma, degli anni del trumpismo, in questo modo, insomma, un po' cospirazionista di fare politica e di pensare la politica, la vita sociale degli Stati Uniti di quegli anni, e spinge a delle prime azioni concrete, bloccare una diga armato, uccidere un criminale della mafia newyorkese perché si pensava che facesse parte del Deep State, cose di questo tipo. Nel frattempo, più sui chain, adesso continua a mandare messaggi quantomeno ambigui, come questo qui, il metodo DNC, parentesi 187, MS13, eccetera. Si era notata tra le altre cose anche la ricorrenza del numero 17. Alcuni hanno iniziato a pensare che Q era la 17ª lettera dell'alfabeto, quindi c'era un riferimento lì, e alcuni altri avevano percepito, insomma, l'ho detta, che nell'inauguration day di Trump erano sventolate 17 bandiere, e tutto questo era assolutamente folle, cioè una cosa che non poteva assolutamente essere casuale. E altri dicevano che Q in realtà era JFK Jr., amico di Trump, tra l'altro, che era morto in un accidente nel 1999, perché avevano visto, tra le altre cose, la tomba, in realtà vi spiego già che non è stata la sua tomba, e questa tomba, il tubo,
in realtà aveva una forma di culto, in realtà questa non è la tomba di Jeff Kay Jr., è la tomba di John Fitzgerald Kennedy Senior, non ha assolutamente una forma di cuba, una forma circolare. Comunque tutto questo ci fa, diciamo, un po' pensare su come funziona semioticamente la Q, su come ha funzionato semioticamente la Q e la teoria del complotto di QAnon, ma anche su questo ci tornerò dopo. E questo è invece una citazione che ha molto a che vedere con tutta la storia che vi ho raccontato finora, di Q, di uno dei suoi post, delle sue briciole, come dicevo prima, che dice "Nothing is random, everything has meaning". Qui è un po', insomma, abbiamo un po' un esempio di come funziona in modo simbolico anche secondo me, con cui tu se tiene, insomma, abbiamo parlato molto durante tutta la giornata, andiamo avanti. Ci sono stati poi altri eventi come l'arresto di Epstein nel 2019, per cui lo si era considerato una prova assolutamente inconfutabile dell'esistenza della Cabal, Epstein, non so se vi ricordate, arrestato per accuse di pedofilia, comunque questo, insomma, si rilasciava tutto quel discorso che vi facevo prima. Poi nel 2020 le elezioni di Biden, tutto questo, insomma, ce lo ricordiamo bene, Trump che dice stop the count, tutta una frode, ci hanno rubato le elezioni, in realtà abbiamo vinto. E se gennaio arriviamo finalmente di nuovo all'assalto del Campidoglio, dove la Q riappare insieme, come vi dicevo all'inizio, tutta questa altra serie di bandiere, simboli e emblemi che vi faccio vedere un po' più in dettaglio adesso. Innanzitutto le bandiere, bandiere, insomma, che riprendono le bandiere delle crociate, dello Svult, bandiere come quella del Kekistan, che è quella più in alto a destra, questa qui, a destra, la nostra destra, sì, che è uno stato fittizio che si sono inventati degli utenti di 4chan, dove prevale la libertà di parola e non c'è nessuno che ti rompe le scatole sul politicamente corretto, fondamentalmente. La South Carolina Militia Flag, la Confederation Flag, Bezos Flag, la Kassel Flag, che sono, insomma, bandiere un po' più storiche. Questa, per esempio, ci tornerò un po' più dopo per fare un confronto della rivoluzione americana. Altri simboli come più, diciamo, più memetici e digitali, o anche di nuovo che riguardano, che fanno riferimento sia all'industria culturale sia alla cultura di internet, tra cui Pepe the Frog, che è un meme. Anche questo è una storia interessante, è stato fatto un film molto interessante, se non mi ricordo il titolo, ma sicuramente se mettete Pepe the Frog su Google trovate il film, un documentario molto molto interessante che racconta come è nato questa ranocchia, fondamentalmente una ranocchia, disegnata da un ragazzo in California, che poi invece è stata per puro caso definita su questi forum, tipo 4chan, Reddit, eccetera, eccetera, ed è diventato un altro dei simboli, dei meme, diciamo, più utilizzati dall'estrema destra e dall'alt-right contemporanea. Un outsider, come lo definiscono spesso. In alto a destra vedete The Punisher, cioè il punitore, che si dica in italiano, che, insomma, era sorto inizialmente come uno degli antagonisti dell'uomo ragno negli anni 70, poi è diventato oggetto di una serie specifica della Marvel. Tutta una serie, questo, insomma, ci fermiamo in dettaglio, di riferimenti anche all'immaginario e ai simboli della cultura nordica, se ne è parlato anche un po' più di relazione di Tarcisio, come dicevo prima, tra cui il Valknut, che è questo triangolo qui, che rappresenta, tra le altre cose, insomma, la morte, tutta la simbologia legata alla morte, anche al post-morte, diciamo l'afterlife, e anche a vedere con l'Odino, l'Yggdrasil, che è questo, che sarebbe, insomma, un albero della vita, non mi soffermo troppo, insomma, possiamo parlare, e di nuovo il martello di Thor, la croce, come ci diceva Tarcisio, di nuovo, insomma, con cui si spacca la testa ai nemici dello Stato, del popolo,
scusate, ai detentori del potere occulto dello Stato profumo. Tutti questi simboli, in un certo senso, QAnon è la culli di favocita, nel senso che se ne appropria, sia in senso proprio stretto, incorporandoli addirittura nel proprio corpo, come possiamo vedere il corpo dello sciamano di QAnon, Magic Angel, che oltre a definirsi appunto lo sciamano di Q, ha tutta questa serie di tatuaggi sul torace, insomma, anche molti altri sul resto del corpo. E allo stesso tempo, attraverso, diciamo, delle conformazioni plastiche che, per esempio, riprendono, come diceva la bandiera del Quetzal, che raffigurava questa qui a destra, inizialmente un serpente a sonagli pronto all'attacco, che dice non calpestarmi. Questa invece è una dei simboli, delle versioni dei simboli più utilizzate da Q e da QAnon, QAnoners, come si definiscono, con uno dei simboli su cui su questo ritornerò, che è molto interessante dal punto di vista della costruzione del ruolo del simbolo nella costruzione dell'identità delle forze sociali, che è Where We Go One, We Go All, una sorta di retorizzazione contemporanea di uno per tutti, tutti per uno, che però comunque ha un tema, secondo me, molto più interessante che quello del movimento, cioè del muoversi insieme, che sembra fondamentale per pensare il simbolo appunto in quanto forza. Di nuovo il punitore, il testo del punitore, questo è uno dei post di Q, in cui ha semplicemente messo l'immagine del teschio del punitore. Questo invece è uno dei volantini che giravano di reclutamento di Q, con il teschio del punitore, lo slogan Where We Go One, We Go All. Non solo, anche altri, ovviamente, altre figure simboliche più classiche, come quella di Cristo, e altre ancora. E dunque, tornando un po' a quelle domande che avevo fatto all'inizio, dopo aver raccontato tutta questa storia, cosa allora tutta la sua evoluzione ci può dire sull'approccio semiotico al simbolo e sul modo di trattare semioticamente i simboli di oggi? Beh, innanzitutto, di nuovo, questo ormai insomma credo che siamo tutti d'accordo, il simbolo non è tanto una cosa, ma è un modo, quindi dobbiamo guardare non tanto alla sua definizione, diciamo, sostanziale, ma a quando e a come si definisce. Tutto questo implica diverse questioni, dalla tipologia della cultura, insomma, tutto ciò su cui abbiamo riflettuto e hanno riflettuto i colleghi prima di me. In questo modo però funziona, qui parlo un po' più del come, qui ne abbiamo parlato, connettendo valori, temi, figure disparati o più o meno ambigui, addensandoli diciamo tra loro. Tutto questo ovviamente è stato detto da Eco, citazione che è stata ripresa da molti prima di me, non mi soffermo pertanto, ma anche da Lotman, questo forse vale la pena insomma riprenderlo un po' di più, intanto guardo il tempo, che dice che appunto tra le altre cose il simbolo è, deve essere in grado, per essere considerato tale, di esprimere l'inesprimibile, trasformando il proprio testuale. Pertanto le potenzialità semantiche del simbolo sono sempre più ampie, devono essere, aggiungere io, sempre più ampie della loro realizzazionalità. I legami che il simbolo, grazie alla sua espressione, stabilisce con l'ambiente semiotico non esauriscono e non devono esaurirne tutte le valenze semantiche. Autori anche come Tanner hanno risposto, diciamo, in modo molto simile a questa domanda, parlando per esempio dei simboli dominanti in questi termini, ovvero come simboli che sono caratterizzati dalla capacità di unificare dei significati disparati, messi in relazione a partire da un principio analogico o per associazioni libere di pensiero. Tu sei tien, niente casuale, niente randomico, tutto ha un senso. Orientà o legami sensativi di Setarnel che possono di per sé essere del tutto banali, casuali o sparsi per tutta una gamma di fenomeni. Ed è proprio la loro generalità che consente di abbracciare e riunire le idee e i fenomeni più diversi.
insomma, quello che stupisce di Chiavanone, che forse Chiavanone ci può aiutare ad analizzare un po' più a fondo, è che non si tratta solo di valori, di significati, diciamo, in senso stretto, contenuti, eccetera, che si legano a determinate espressioni o a nebulose di contenuto, come diceva Ecco. E qui forse mi rilascio un po' anche alla relazione di Tazzo, ma che ha parlato un po' più di pratiche, riti, forme di vita, ma Q è stato, tra le altre cose, un simbolo che è stato capace non solo di connettere tutte queste figure di cui ho appena parlato, tutta questa serie di altri simboli come le bandiere, come il martello dei Tori, il Valkmut, Draxil, eccetera, ma anche di connettere, di tradurre tra loro delle forme di vita che sono forse tipiche del nostro tempo, come per esempio quelle etologiche e etetiche, no? E tra le altre cose, lo sciamano di Canone è diventato famoso per aver chiesto cibo organico, biologico in carcere, o vegano, se non mi ricordo male. E dunque, insomma, piacerebbe pensare più come, diciamo, da una parte come un ipersimbolo, cioè come un simbolo che, come dicevo, fagocita da un lato e incorpora, come possiamo vedere nel corpo di questo signore qui, ma anche, per esempio, della bandiera della Chiesa che vi ho fatto vedere prima, in cui, insomma, prende quella forma, usando proprio il serpente, la testa della donna del serpente, inserendoci il suo slogan, ma anche come un ipersimbolo che è in grado di condensare, diciamo, anche ogni performa di vita che a sua volta prevede, diciamo, pratiche quotidiane, appunto, legate a un certo tipo di alimentazione. Ed è curioso, ma forse neanche tanto, insomma, ci dovremmo riflettere sul fatto che, appunto, questa schiera di folli che va dal Capitolio e poi mangi biologico, cioè, insomma, qualcosa che secondo me va preso come qualcosa di molto significativo, è canalizzato come qualcosa di molto significativo, non solo, ma anche forme di vita legate al nuovo pentecostalismo, al neopentecostalismo americano. Infatti, tutta la narrazione di Chiona è stata più volte definita come una nuova forma di neopentecostalismo, scusate, dagli studiosi della religione. Non solo, tutto questo ha a che vedere molto come un modo simbolico, anche, insomma, un po' come dicevo, che vedere anche con certe pratiche di semiosemetica, addirittura analogiche, cioè il simbolo, da una parte, non deve, se da una parte, diciamo, condensa e deve essere molto semplice nel dire, per esempio, il simbolo del bene contro il male, dall'altra, però, tuttavia, non deve mai svelare di tutto il suo segreto e deve essere sempre capace di espandersi. Cioè, di nuovo, la dialettica tra espansione e condensazione, cui tanto abbiamo parlato prima, che ritorna di nuovo in questo esempio, che secondo me comunque va analizzata vivo, cioè focalizzando di nuovo sulle pratiche, sulle forme di vita e così via. E questo è il secondo punto che invece, per avviarmi alle conclusioni, insomma, ho messo all'inizio, volevo discutere con voi a partire da questa storia fatta di QAnon, cioè del simbolo come forza che possiede, appunto, una dimensione pragmatica, sensibile, passionale, che muove e connette il corpo sociale. L'idea del simbolo come forza, insomma, ritorna anche qui in diversi autori, è stata affrontata, insomma, da più punti di vista semiotici, di nuovo da Ecco, di nuovo si è citato molto questo passaggio oggi, ed è credo molto interessante che qui Ecco parli, insomma, non solo di consenso fatico, ma anche di mana, utilizzando proprio il concetto antropologico, che oltre, insomma, alla vaghezza, comunque ci parla anche, oltre che della vaghezza, ci parla anche proprio di forze, di contagi, eccetera. E di nuovo ancora da Turner, che parla della foresta dei simboli, chiaramente lo diceva Francesco in introduzione, dell'articolazione tra quello che lui definisce il polo biologico e il polo sensoriale del simbolo. Cioè, secondo Turner, la caratteristica principale dei simboli dominanti, che secondo me è più, diciamo, un simbolo dominante del trumpismo, del populismo trumpista contemporaneo, è proprio quella di mettere in relazione le norme etiche della società con forti stimoli emotivi. Norme e valori da una parte si saturano di emozioni, mentre le emozioni immediate delle elementari si nobilitano al contatto con i valori sociali. E proprio in virtù di questa duplice articolazione, i simboli dominanti, cito, si possono descrivere anche come forze, proprio perché spingono persone o gruppi all'azione. Quindi
torniamo di nuovo, oltre che alla diga, al luogo della diga, alla decisione di carne, eccetera, all'invasione del Campidoglio, per quanto riguarda insomma, questi temi, insomma, devo ricordare che se ne è discusso anche molto in altri ambiti sociosemiotici di ispirazione e invasione, quando si parla di efficacia simbolica, penso alle cose di Gianfranco, insomma, quando rifletteva i corpi sociali sul passaggio proprio tra estesia e significazione, tra quelle che lui definiva ragioni collettive e ragioni somatiche, focalizzando proprio sull'articolazione tra queste quattro dimensioni dell'efficacia simbolica, la dimensione cognitiva, pragmatica, passionale e somatica, che sono tutte centrali di nuovo per la costruzione del mondo. Di nuovo, where we go, one we go all, quindi anche qui c'è la costruzione di un noi, e chiaramente tutto questo insomma va visto diciamo in quest'ottica, e quindi vorrei proporvi qua di smetterla forse di parlare anche di consenso fattico, oppure non solo di consenso fattico, ma di accostare al consenso fattico qualcos'altro. Questo qualcos'altro, a mio modo di vedere, potrebbe essere un consenso estetico, cioè c'è un punto, diciamo, un principio di traduzione che non è solo semantico, quando parliamo di simboli nominati o di simboli in generale, insomma, che è proprio quello di connettere estesicamente, e questa è la forza di cui parla Turner, la forza del simbolo. Cioè il simbolo ci pone, quando lo guardiamo da un punto di vista sociosemiotico culturale, il problema del contatto, del contagio sensibile. E per finire, dunque, la vita e lo studio dei simboli nella vita sociale, per rifarci, per parafrasare un po' Saussure, secondo me hanno a che vedere e devono contemplare il rapporto tra la capacità di ciò che in una data comunità surge a simbolo, perché per me appunto non è che il simbolo è dato, ma che il simbolo insomma, si diventa simboli, di catalizzare e analizzare significati potenzialmente disparati, sì, vaghi, ok, indeterminati, ma anche quella di muovere e connettere il corpo sociale, catalizzando e canalizzando processi di contagio estesico e passionale che presiedono di nuovo alla costruzione della comunità. Insomma, la mia idea, la mia ipotesi, sono quello su cui vorrei confrontarmi con voi, è proprio la necessità di tenere insieme queste due dimensioni, quella semantica, diciamo, è quella pragmatica, però pensando molto a tutte la dimensione insomma passionale e sensibile, è come qualcosa di molto intimo, di molto intimo legato. E ho finito. Grazie mille Paolo, per essere stato perfettamente nei tempi e poi anche per aver fatto uno sforzo, mi rendo conto che parlare alla fine, diciamo, quando tanti contenuti sono già stati portati all'attenzione, insomma, ha un altro tipo di effetto anche su chi parla, su chi espone. Allora, chiamerei subito anche Juan e aprirei subito il dibattito, se lo ricevono. Chi altro? Io ovviamente mi potrei iscrivere, ma... Michele, scusa. Poi, Mauro, anche tu? Allora, Ricevono. Anche tu? Stessi dicendo andiamoci, detto, basta, chiudiamo tutto. Allora, intanto inizierei subito da Lucero, sempre Ciccio, rituale di purificazione, perché grazie, è molto veloce perché sono tanti. Con Alonso, dunque, io nella letteratura sul CEDE ricordo questa opposizione tra lui e appunto Fidel, come un'opposizione simbolicamente forte tra il llano e la sierra, cioè da un lato la città e dall'altro la campagna, da un lato la politica e dall'altro la guerriglia. Da quello che tu dici, secondo me, emerge un aspetto interessante. Che diciamo che l'iconografia del CEDE permette di reinventare e di semantizzare la sierra non solo come luogo del lavoro, ma anche come luogo della fantasia, come opposto alla città, come invece il luogo diciamo del duro lavoro politico e poi anche istituzionale e gestionale, no? Come dimostra poi tutta la storia del CEDE. Su questo volevo, questa è la domanda. Invece, Paolo, ecco, nella letteratura anche. Il dibattito in ambito mediologico ha sottolineato il legame tra Quaion e i giochi di ruolo. Ecco. Allora questo però mi portava a una domanda secondo me molto interessante, che
è la componente ludica del simbolo, dei processi di simbolizzazione, cioè quanto il gioco, o se vuoi l'aspetto, non è proprio ludico, l'aspetto carnevalesco, in senso bartignano, lavorano e come lavorano, per esempio se lavorano in questa fluidificazione, siamo i simboli, quindi c'è la possibilità di costruire dei metasimboli come l'istituzione. Grazie a te, Ruggero. Abbiamo Michele Nettico. Scusa Michele, non... la mascherina. Vai anche tu. Tanto poi si prepari Mauro. Allora, ho una domanda per uno dei Juan e Paolo. Io volevo chiedere a Juan, visto che tu hai detto che secondo te ovviamente il fatto che sia Che Guevara che Lady Diana siano morti giovani è un aspetto decisivo nell'aver fatto sì che siano diventati dei simboli. Secondo te lo step è un elemento questo decisivo nel nutrire anche, nel caso ad esempio di Mussolini e di Hitler, di nutrire in qualche modo dei sentimenti nostalgici neonazisti e neofascisti? E ci sono delle differenze invece con la nostalgia che invece c'è in Spagna nei confronti di Franco, che invece ha avuto tutt'altra fine, appunto invece abbiamo visto invecchiare, abbiamo visto perdere il potere proprio per invecchiamento, e se d'altra parte il fatto che abbiamo visto anche i partigiani invecchiare in qualche modo perdere la conflittualità, essere meno avvezzi alla conflittualità di cui si facevano portatori, in qualche modo ha contribuito a una demitizzazione della resistenza e dei suoi, diciamo, delle sue conflittualità di cui si facevano portatori. Questa è la domanda a te. Mentre a Paolo volevo chiedere, forse esula un po' dal tuo intervento, dalla tua analisi, però volevo chiederti se secondo te possiamo leggere questo diciamo, complesso sistema di segni di Quanon con una risposta in qualche modo al, siccome appunto come dicevi bene, secondo Quanon rimane centrale ancora, cioè gli Stati Uniti rimangono centrali sia per quanto riguarda il Deep State che appunto come territorio chiave nel poter rovesciare appunto questo ipotetico Deep State. Secondo te può essere una risposta culturale alla perdita di centralità degli Stati Uniti nel panorama geopolitico? Grazie Michele. Intanto Mauro si è già disinfettato, tanto già La mia per Paolo. Nothing is random, everything is random. Una linguista francese, Brindis Piandot, ha avuto l'ingrato compito durante la sua carriera di tradurre simultaneamente la lingua di Trump, i discorsi di Trump e l'invitato francese, se non sbaglio, non ricordo quale. E da lì è derivato un libro fantastico, brevissimo, chiamato La lingua di Trump. Quello che lei dice è everything is random, nothing is meaning. Quindi tornando a The Calm Before the Storm, è quello che ha detto Trump qualcosa di legato a quello che poi viene ripreso da Q? C'è un piano, in qualche modo editoriale, se vogliamo? È una cosa così random, così casuale, che si presta poi al primo che passa a riprendere dal significato. Franco, poi Ciccio prepara con la disinfettante, poi il tazzo non si è aggiunto, ovviamente. Sì, è una disciplina purificata. Sana. Sana, fa bene. Molto brevemente, ho notato che, non so se esattamente quello, insomma, uno dei termini più frequenti del tuo discorso è l'avverbio ma. Per esempio, di combattente ma rivoluzionario, di lotta ma di governo, cubano ma argentino, ne cadi parecchi. Allora la domanda l'avrei già immaginata, perché piuttosto che più termini complesso, mito eccetera, non parla di predicazione processiva come sono mito dei. Grazie Gianfranco, Ciccio. Francesco mangia il pane, era per economizzare, siamo talmente in debito di tempo. Allora, io ho apprezzato molto l'intervento di Paolo, in realtà
la mia domanda parte dall'intervento di tardi di Paolo, ma è una domanda a tutti noi, cioè anche se vogliamo a Dario che dovrà dire che con Francesco dovranno tirare le conclusioni. Mi è sembrato che diciamo, qualcosa abbiamo guadagnato nel seminario di oggi rispetto diciamo, all'idea stabilizzata nella nostra disciplina che risale a Eco del 1984, ovvero dell'idea che il simbolo abbia una funzione fatica, quindi abbia un ritmo, quindi costitutivo del simbolo, del simbolo sia questa idea diciamo, di chiamare in senso chiamiamo così religioso, e dall'altra parte la parte che mi è sembrata criticabile di questo saggio di Eco, che in realtà mi sembra che noi con questi interventi forse abbiamo superato, è che questo simbolo invece sia ambiguo o sfumato dal punto di vista dei significati, per cui significa tutto lo puoi spammare un pochino, come si dice, dappertutto. In questo l'intervento di Paolo mi è sembrato interessante perché mi sembra che lo riprenda Eco scorrettamente, cioè il nocciolo di quello che hai fatto vedere è che questi segni disparati che dovrebbero diciamo, costituire l'ambiguità del simbolo di Q, in realtà sono messi all'interno di una nozione fondamentale che per noi semiologica, è quella della storia della narrazione, cioè la parte della genealogia del tuo intervento in realtà riconduce tutti questi elementi disparati all'interno di una narrazione e quindi li rende internamente coerenti. Quindi direi che diciamo, possiamo correggere forse dal punto di vista di Eco, si parla di dicendo che ok, cioè sì, sicuramente questa dimensione fatica, ma penso anche all'intervento di Tarcisio di stamattina, la dimensione diciamo della condensazione di una storia è che questa storia sia identificabile, sia una caratteristica fondamentale e forse misconosciuta all'interno diciamo, del nostro dibattito. Grazie, grazie Francesco. Grazie, per Paolo. Mi chiedevo, riguardo le profezie non realizzate di Quarone, mi chiedevo se in qualche modo potessimo pensare a una forma di razionalità, una forma di razionalità che in qualche modo fa quadrare tutto e giustifica. E pensavo, e giustifica anche le profezie non realizzate, e pensavo al famoso studio sugli azzande di Eva Spitzer, su come gli oracoli, il poison oracle, in qualche modo funziona sempre. Funziona sempre perché quando la profezia non corrisponde è perché è stato rotto un tabù. Quindi è una logica del win-win. E, insomma, mi domandavo che forma di razionalità si sviluppa in questo tipo di discorsi e se possiamo pensare a possibili modelli di confronto e analisi oracolari o altro. Grazie tanto, non passo subito. Sì, rispondo prima a Ruggero, c'è cioè una risposta, soltanto ti ringrazio, non conoscevo quella teoria, ma mi sembra che vada esattamente nel senso di quello che ho raccontato. Non so con quale significato della sierra, ma verso il campo, verso il piano, siccome dici tu, era piuttosto l'immaginazione forse della sierra, l'avventura, cioè la sierra con l'avventura, il campo più, lavorare il campo, c'è cioè una cosa molto più di agrimensore, secondo me, anche in francese, cioè lavorare la terra, ma mi sembra che vada proprio quel senso, ma non conoscevo. Ti ringrazio. Poi per rispondere a Michele, cioè io non so se bisogna morire giovane, ma aiuta. C'è una cosa di colpo di fortuna, voglio dire. Infatti, non, poi cioè, quello prima aiuta perché infatti è molto più difficile di mantenere questa tensione. Cioè, è l'idea di Trotsky,
siamo nella rivoluzione permanente, è molto difficile essere un rivoluzionario permanente, cioè molto più facile di dire no, basta. Quindi è molto complicato essere a lungo di mantenere vivo questo. Poi per rispondere sugli altri personaggi che tu dei quali parli, non so di Franco, la nostalgia di Franco, non lo so, cioè, sì, non saprei rispondere. Poi prima, cioè prima Franco è un mito, non so se sia un mito prima. Poi, perché è molto vecchio. Cioè, prendi un altro esempio. Il grande fascista spagnolo che è stato José Antonio Primo de Rivera, cioè il creatore della Falange spagnola, del partito. Lui è stato un vero mito. Per anni in Spagna tutti parlavano, il falangismo non era come il franchismo, era una vera rivoluzione. José Antonio non era franco, perché José Antonio incarnava un'altra cosa. Era la rivoluzione, ma perché? Perché l'hanno fucilato giovane. Infatti, tu guardi un po' chi fosse José Antonio Primo de Rivera, era fascista, tutto e basta. Non era questo personaggio mitico che è stato costruito una gran parte della Spagna dopo. Ma perché? Perché molto giovane, perché il repubblicano ha avuto la vera idea di uccidarlo, cioè quello che meritava questo personaggio. E grazie a quello, lì non avevano capito, grazie a quello l'hanno dato una vita, non dico eterna, ma che è durata molto, per molti anni, questa gloria intorno a questo personaggio. E poi per rispondere a Gianfranco, è uno sbaglio, cioè dicevo ma, come dico, no? Mi ricordo che la Jorge Lozano mi aveva detto vai a Parigi, e dico sì, vai da Duco, vedrai che soltanto lavora su me. Non volevo parlare del ma, infatti non avrei dovuto utilizzare ma è. Cioè, veramente come un termine complesso. Comunque, anche se fosse invece ma quello che avrei utilizzato, mi chiedo se tutti i termini, cioè termine complesso, cioè forme di ontologie come coabitazione di termini complessi, di termini contrari o opposti, se tutti questi termini sono spiegati da una sintassi non c'è. Forse sì. Perché poi si potrebbe dire, malgrado il fatto che sia un militare, è anche uno che ha un mondo irregolare, malgrado il fatto di aver conquistato il potere, continua la rivoluzione. Quindi in questo caso tutti i termini complessi dipenderebbero, cioè la semantica dei termini complessi dipenderebbe da una sintassi. Grazie a tutti per le domande, gli spunti e le considerazioni. Comincio da Ruggero. Assolutamente da decentrale l'hanno fatto adottare molti, tant'è che si è parlato appunto di QAnon come un RPG alla fine. Ed è cruciale. Quello che dici tu, però, secondo me sposta la riflessione su un altro versante che è proprio quello di. Che è interessante, che dovrebbe contemplare appunto l'articolazione tra questo tipo di gioco narrativo e il problema di simbolico. Non ti so dare per ora una risposta, diciamo, molto articolata, però mi sembra che sia un punto centrale. Cioè, se questo simbolo funziona da una parte come un gioco, dall'altra il gioco si nutre e per andare avanti deve diciamo, disporre di lungo il suo cammino, insomma, simboli che gli permettano di alimentarlo, di autoalimentarlo. Quindi forse questo è un punto di partenza, almeno. Sono d'accordo con Michele quando dice che potrebbe essere sì, anche una risposta a una certa perdita di potere da parte, o di centralità da parte degli Stati Uniti. Non a caso, insomma, è il salvatore del mondo è Tenzin, Trump. Mi sembra sì, una questione piuttosto interessante, ma insomma, chiuderei qui. Sul libro sulle lingue di Trump, l'ho letto, è veramente molto, molto carino, si legge pochissimo. Lì fa giustamente notare insomma, questa articolazione appunto tra l'ambiguità di Trump e l'ambiguità anche delle interpretazioni che ne sono state fatte poi in rete.
principalmente. Dunque, questo mi permette anche di dire che Trump, una cosa che forse non ho chiarito durante la relazione, è che Trump da parte sua ha alimentato molte volte questa, diciamo, determinazione, questa pluralità di significati, connessioni, contenuti, valori, rete, di simboli, eccetera. Ha twittato spesso numeri 17 a caso, fuori contesto, tra le altre cose, ha detto che, insomma, voleva molto bene tutte queste persone che si professavano se faccio di più, ma che non c'erano niente a che fare, questo tipo. Invece la riflessione e la domanda di Francesco Mangiapane, grazie, sono d'accordo, non ci avevo neanche pensato a questa cosa di usare scorrettamente ecco, eccetera, ma mi sembra che sia sì un punto centrale, potremmo pensarci insieme, e come dicevi tu, appunto, forse abbiamo trovato quasi un accordo senza dircelo tra tutte le relazioni, insomma, che sono state fatte oggi. Mi piaceva pensare proprio a questo punto, non solo all'idea del fattico, ma anche alla questione dell'estesico, cioè del simbolo, appunto, come forza che non solo unisce, ma che unisce, diciamo, su più livelli, cioè, come diceva appunto il nostro anche a proposito dell'efficacia simbolica, su più dimensioni, sulla dimensione pragmatica, cioè che spinge all'azione, insomma, riprendiamo sulle cose di Turner, su quella semantica cognitiva, su quella passionale, su quella appunto somatica, sensibile. E sono su quello invece che diceva Tazzo, ma sulle perfezioni realizzate, che non funziona assolutamente così. Quando le professioni non si realizzano, c'è qualcosa che comunque spiega o perché non si sono realizzate o che sposta, diciamo, il gioco altrove. E questa è una cosa che ho inserito forse un po' troppo en passant nella relazione, ma che mi sembra appunto cruciale. Ne parlavi anche tu nella tua relazione a proposito delle coincidenze. Cioè il simbolo, se il simbolo, come diceva Francesco, condensa una storia, ed è questa storia che dà senso a un simbolo, no? Questa narrazione, ed è solo dentro questa narrazione che si creano appunto questi legami e che il simbolo traduce, no? Di per sé. Allora, forse una delle cose che permette al simbolo di vivere è proprio il fatto di non esaurire queste storie, cioè di mantenere, come diceva Lotman, una riserva di significazione futura. Questo potrebbe essere forse un altro tratto distintivo del simbolico, come lo stiamo pensando assieme in questa giornata. Grazie mille Paolo, grazie mille a Juan, anche per aver risposto a tutti, ma in modo molto molto sintetico. Siamo veramente in ritardo, e dunque le conclusioni, adesso il povero Dario si trova a dover fare le conclusioni con un tempo limitato. Io credo che molto comunque sia stato detto, e sono, per mia parte, io ringrazio veramente tutti e tutte le relatrici per aver risposto a questa chiamata e aver offerto una quantità di casi e chiaramente anche di concetti che ci aiuteranno a portare avanti questo tema. Mi taccio perché poi gli appunti ne ho molti, ma do la parola a loro. Dai. Ovviamente questa non è una conclusione, ma questo è evidente, tanto come sappiamo il genere conclusione consiste nel dire che non si possono fare le conclusioni, quindi ci sta evidentemente. Io in realtà di cose ne avrei avute da dire, anche perché, per dirvela proprio tutta, uno dei simboli che mancava era il simbolo del design, e ce l'avevamo in realtà, ed era appunto arco. Ed era la lampada arco. Ora, ovviamente io non vi posso fare una relazione, perché ovviamente non credo che nessuno di noi reggerebbe, visto che la giornata, il ritorno alla presenza è stato piuttosto intenso. Faccio soltanto due note, ovviamente non sono le conclusioni, non posso riprendere tutto quello che si è detto, non so se ne sarei capace. La cosa che mi è sembrata interessante è che, pur essendo partiti da simboli di ambiti completamente diversi fra loro, c'erano poi sempre dei rimandi interni che tornavano. Ora, la cosa su cui mi sarei voluto focalizzare, ben sapendo che abbiamo promesso alle 7:30 di essere fuori di qui, e quindi dovrò fare una relazione simbolo, un simbolo di relazione, nel senso che dovrò prendere del simbolo la sua compattezza, evidentemente. Solo due paio.
o meglio, cambiare divinità. Il problema era che rappresentando la divinità, l'idea di rappresentare la divinità non andava bene perché? Perché probabilmente quei tratti visivi si sarebbero prima o poi riverberati sull'idea di Dio che si produceva. Tant'è che Mosè, sapete, se la prende un po' e fa tutta quella cosa che ben sappiamo. Quindi questa idea appunto del primato dell'espressione o comunque del ruolo dell'espressione che ritorna nell'efficacia simbolica. Ora, non ho, questa non è una relazione, come dicevo prima, se questo affare però funziona, quindi non vi faccio vedere Arco, non vi faccio vedere come è fatto, non vi faccio vedere il suo rapporto con il design, non vi faccio vedere i particolari costruttivi e non vi faccio vedere la componente tattica legata alla produzione di Castiglioni, però vi faccio intravedere il modo in cui Arco viene, o meglio, le altre lampade a sospensione. Ve le faccio scoprire. Vi rendete conto che sono tutte quante, con tutta evidenza, come dire, originano da una, sono come dire, delle trasformazioni piuttosto però sensate, nel senso che sono, hanno una relazione strutturale molto forte con l'archetipo che è appunto Arco. La cosa che avrei voluto un po' provare a dimostrare, guardate questa, mi piace moltissimo perché rimane soltanto Arco. Evidentemente. Ah, scusate, l'arco di per sé è un simbolo, ovviamente, l'arco di trionfo è più simbolico di così si muore, c'è tutto il problema di passarci sopra, di passarci sotto, eccetera, eccetera. L'idea di originaria di Achille e Pier Giacomo era quella appunto di fare una lampada che consentisse appunto di passarci sotto o di stare sotto, quindi l'idea è che questa base in marmo, che mi pare una delle materie più simboliche che esistano, anche perché il marmo di Carrara, come sapete, il marmo delle statue più importanti è sempre di Carrara, ovviamente. Questa cosa mi fa sorridere perché Castiglioni dice esplicitamente: in arco nulla è decorativo, tutto è funzionale. Lo dice esplicitamente. C'avevo la citazione prima, questa cosa viene ripresa. In tutto il mondo c'è un piccolo particolare, il marmo di Carrara, tutta una serie di scelte progettuali sono appunto non decorative probabilmente nel senso del design, ma generative sì, nel senso che un'altra caratteristica del simbolo è quella appunto di una generatività, nel senso di produrre altre cose. Ecco, la cosa che avrei voluto, di cui avrei voluto parlarvi, guardate questa come carina, è esattamente l'inversione di Arco. Vedete, Arco ha la base, un parallelepipedo con un foro cilindrico, no? E poi ha appunto il suo arco. Questo qui prende il foro cilindrico e lascia soltanto il foro cilindrico, cioè funziona in negativo, riprende il cilindro e lo fa di cemento. L'altro materiale che i Castiglioni pensavano di poter usare per arco era il cemento. Perché non hanno usato il cemento? Non perché il cemento fosse un materiale che aveva una sua connotazione, vi ricordo la famosa differenza che faceva forse tra materia e materiale, ma perché non era abbastanza pesante. Ora, sapete bene, il cemento è gran parte pietra, quindi il peso specifico del cemento non so quanto differisca da quello del marmo. Insomma, in sintesi, Arco si costituisce come, come dire, simbolo del design da un lato perché come dire, viene raccontato come un mito del funzionalismo, ma dall'altro lato, ed era la cosa a cui tenevo, che avrei tenuto a raccontarvi, costruisce un sistema che poi genera per semisimbolismo, cioè per categorie, tutta una serie di altre lampade. Cioè, se guardate, scorrete queste lampade, ecco, così l'analisi la fate voi, non la faccio io, siamo tutti amici e siamo tutti abili e arruolati, guardate questa qui, ovviamente, tutte queste lampade sono, lavorano sulle categorie semisimboliche, retto, curvo,
espanso, condensato, materiali classici come il marmo, materiali contemporanei come l'acciaio, c'è tutta, come sapete, un'estetica dell'acciaio di cui il design è centrale nel design. Breuer fa le sue famose sedie Tomé in acciaio, mi ricordo. Quindi c'è tutto un gioco di categorie semantiche che in qualche modo Arco pone e che gli altri poi riprendono per generare tutta, praticamente tutte le lampade a sospensione che trovate sul mercato attualmente. Cioè diventa appunto una sorta di sistema. Non sto qui, ho ben 4 secondi, quindi vi leggo 2 cose e ce ne andiamo, perché un'altra cosa che non è venuta fuori è l'analogia. Cioè il ragionamento analogico, ovviamente, ne abbiamo parlato tantissimo, ma ho trovato una bella definizione, questo signore si chiama Hofding, di analogia, che dice, vedete, una somiglianza di rapporti tra due oggetti basata non su particolari proprietà o su parti di questi oggetti, ma sui rapporti reciproci di queste proprietà. Cioè questa idea del rapporto appunto reciproco di proprietà, questa idea del semisimbolismo che possiamo utilizzare come chiave effettivamente per far funzionare poi questo benedetto simbolo, perché al di là di tutto a mio avviso dobbiamo, non dico trovare una definizione, ma trovare dei modelli che ci consentano di spiegare quantomeno questa proliferazione, questa generazione di simboli. La domanda che avrei voluto fare a Ruggero prima era legata ovviamente ai sistemi semisimbolici che si ponevano fra presentatori. Cioè c'era Mike, ma c'era anche Corrado, non ve lo dimenticate, e c'era Pippo Baudo, che non a caso viene tirato dentro, quindi quel testo lì è perfetto, perché come vedi Mike, che è quel simbolo lì, ma funziona in quella situazione lì, non riesce a liberarsi di Benigni. Chi ci riesce in 30 secondi, il suo diverso, ma in qualche modo complementare, è Pippo Baudo, che lo liquida in 30 secondi, ovviamente. Quindi queste catene semisimboliche, che nel mio caso ovviamente erano fondamentalmente espressive, ma anche legate appunto a una dimensione e contenuto fondamentalmente espressive per il motivo che dicevo prima, cioè rispetto a quello che diceva Ciccio, sì, ma questo simbolo che cosa significa parlando della Coca-Cola? No? Boh, forse il problema non è un problema di sostanza, cioè che cosa significa, ma è un problema di forma, evidentemente. Quindi che cosa può significare? Ed evidentemente che cosa può, non può significare, appunto. Quindi sposterei il problema su un problema appunto a livello di forma, naturalmente, che era un po' quello che veniva fuori col discorso delle categorie semisimboliche. Il contenuto, il piano del contenuto si può trovare in questo gioco di arco, però non so quanto sia rilevante rispetto alla nozione di simbolo, che, e chiudo, ovviamente il nostro problema è differenziare da quella di segno, perché se la riportiamo al segno, ci tenevamo il segno e stavamo tutti contenti. Io credo che abbiamo dimostrato che così non è, che invece il simbolico è qualcosa che noi possiamo effettivamente analizzare, e non perché appunto ci arrivichiamo più che un mostro, come dicono i nostri amici di Gomorra, ma perché appunto c'è da dire, c'è da fare, e forse questo dire e fare ha molto a che fare appunto poi con i meccanismi culturali che effettivamente viviamo e che attraversano il design, come la pubblicità, come ci aiutare, come tutte queste cose. Vi ringrazio per 3 minuti per muoverci di qui. Grazie, poi ne parliamo a cena. Grazie a tutti, ci vediamo domani alle 10 per la tavola rotonda recenti iscritti di su Paolo Fabbri.